stanzieremo subito fino a 5.000 euro per i privati che hanno subito danni, fino a 20.000 per gli esercizi commerciali, per i commercianti, per chi ha attività produttive generali. Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte arriva nell'isola di Prestina, piegata ma non spezzata dall'alta marea. Insieme al governatore del Veneto Luca Zaia e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si reca in sopralluogo nelle zone più colpite dell'isola e poi annuncia. Questo lo potevo far subito, capito? Perché nomino il sindaco, nominiamo il sindaco commissario per poterli spendere subito. Poi chi ha avuto maggiori danni, ovviamente la fase 2, aspettiamo un po' più di tempo. Speriamo che la manutenzione funzioni. Allora, forse credo in giro per il mondo la cosa più veloce è un po' difficile farla, cioè arrivare sul posto, arrivare al Consiglio dei Ministri, fare dire. Va bene, dai. Fiducia, dai. Anche per quanto riguarda i lavori del MOSE, il Premier ufficializza la data del prossimo comitatone. Adesso faccio il 26 la riunione del comitatone, sì, a Palazzo Chigi. Torno al tavolo e partiamo a sbombattuto. Conte conferma così la volontà del governo di arrivare a una conclusione dei lavori del MOSE nella primavera 2021, ma non si sottrae allo stesso tempo alle critiche della popolazione esasperata. Allora, buonasera, ben ritrovati in diretta. Dunque, giornate dure, durissime, ci si prepara a quella di domani, ve lo diciamo subito. Intanto 340-700-6567, se volete intervenire, mandare sms, c'è cioè, come sempre anche lo streaming sulla pagina Facebook personale mia e di Tele4, quindi se volete mandare commenti, eccetera. Dunque, cosa succede questa sera? Guido, vuoi far vedere lo studio? Intanto, buonasera, ben trovata Antonella Grimm, Italia Viva, buonasera, grazie per essere con noi. Grazie dell'invito. Stiamo aspettando i consiglieri regionali che arrivano, crediamo nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti. Adesso rispondo, vi aspettiamo. Allora... ci sono delle lungaggini, quindi ancora quello che sta succedendo in Consiglio regionale col voto sugli enti locali, quindi c'è stata una sospensione alle 20.50 per danneggiare evidentemente il nostro lavoro, ma ne parleremo, li aspettiamo qui in studio, stanno arrivando. Beh, non è una riforma di poco conto. No, sono gli enti locali, però è chiaro che purtroppo, avendo una serata densa di tante tematiche, ci piacerebbe parlarne un po' di più, perché adesso parliamo di questo, tra un po' ci colleghiamo con l'assessore Riccardi, vicepresidente della regione, anche per discutere il tema maltempo. Alle 22 un'intervista con i sindacati perché si preparano ad andare in piazza, lo sapete, quindi c'è anche il tema pensioni. Alle 22.30 circa rivedremo a grande richiesta l'intera intervista al soldato scampato a Nassiriya, perché ha detto cose molto forti che hanno colpito, e quindi la rivedremo. Intanto, assessore, buonasera, al vicepresidente Riccardo Riccardi è con noi? Sì, buonasera. Ecco, presidente, buonasera. Intanto, che succede con il signor regionale? Vanno per le lunghe lì, mi sembra di capire. Beh, insomma, non è una norma semplice, quindi è evidente che insomma, l'opposizione fa il suo mestiere, cerca ovviamente di tirarla, fa il suo mestiere, di mettere gli ostacoli alla maggioranza, mi pare che stia reagendo come deve fare. Ecco, allora, senta Presidente, se ci dà qualche istante, io volevo far rivedere ai nostri telespettatori il servizio di Marco di oggi, che documenta la zona, chiaramente il litorale, in particolar modo più colpito dall'emergenza di ieri. La zona di Grado, chiaramente per noi qua più vicino c'è Muggia, l'acqua alta poi in Piazza Unità, ma è un danno enorme anche per i commercianti, questo lo sappiamo, ma limitato rispetto altrove, limitato lo sappiamo rispetto a quello che abbiamo visto, cioè a Venezia, dove una città intera è in ginocchio, oltre ad altre zone, l'isola di Pellestrina, Murano e il litorale anche lì. Però le volevo far vedere questo servizio, poi lo commentiamo insieme, anche perché sono delle novità, credo, di oggi per quanto riguarda la decisione dello stato di calamità da parte del governo. Presidente, resti con noi, vediamo Marco.
Non siamo a Venezia, ma a Muggia, sulla murata esterna del porticciolo della cittadina rivierasca, che ha subito pesantemente la ondata di marea che ieri ha portato tra i 30 e i 45 centimetri d'acqua nel centro cittadino. Qui vedete, siamo dalla parte esterna del porticciolo e i parabordi e le bitte sono sott'acqua anche questa mattina. C'era l'acqua in contrada grande, che non arrivava da 40 anni, c'è arrivata l'acqua fino in centro, fino a tutte le calli, e sono saltati moltissimi frighi, molti cortocircuiti. Come vedete, pompe in azione tutta la notte per riuscire ad avere la meglio sull'acqua che ha superato il metro d'altezza all'interno del locale, che tra l'altro è ribassato rispetto all'altezza della banchina. Una situazione veramente, veramente complicata. Vedete, è incredibile il flusso d'acqua. Sembra una spina aperta, ma una spina di 5 centimetri di diametro. Lo vedete in questo punto. I danni il mare lo fa, la salsedine è il grosso problema. I macchinari per il momento non possiamo sapere se funzionano o meno, perché bisogna aspettare che si asciughino i motori per provare ad accenderli. Vedo lì invece un inequivocabile mocio con secchio, le scarpe della signora che vede è ancora, si è sollevato il pavimento, vedete? I danni, al di là del non lavorare, quindi poi eravamo senza luce. C'è stato un grande aiuto da parte di tutti noi commercianti, ci siamo aiutati tanti, la protezione civile. Incredibili, sono degli angeli. Purtroppo quando succedono queste cose noi ancora siamo poco rispetto a Venezia e le piccole attività soffrono tantissimo, perché siamo... Quanta acqua aveva qui dentro? Vedete che si è sollevato proprio il parquet, è stato rovinato dall'acqua. Sì. Beh, diciamo che è andata oltre la paratia, quindi oltre i 45 centimetri. Ora andiamo qui dal fruttivendolo. Vediamo qui, signore, dei frighi che sono stati danneggiati dalla marea. Com'è la situazione? Adesso la dobbiamo riparare. Assieme ai pescatori che in questa zona del porticciolo hanno le loro rimesse. Ieri era tutto invaso dall'acqua. Sì, c'era almeno un 20 centimetri dentro. Ecco, danni, problemi? No, per fortuna no, perché io non ho corrente, per fortuna no. Ecco, però insomma c'è comunque... Il piano un po' sempre rialzato dentro. C'è comunque insomma parecchio da lavorare. Sì, parecchio. Domani dovrebbe essere ancora più alta l'acqua e il sirocco molto più forte. Speriamo che influisca la luna, che la luna non sarà piena ma sta calando, e speriamo che non sia la situazione come è successa ieri notte, perché era veramente critica. Allora, Presidente, oggi voi avete incontrato Angelo Borrelli, quindi da Venezia il capo della Protezione Civile Nazionale si è spostato a Trieste e dunque poi nel pomeriggio ha firmato lo stato di calamità anche per la nostra regione? Beh, noi abbiamo fatto la domanda ancora ieri. Ci sono provvedimenti che vanno in Consiglio dei Ministri. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato Venezia. Un provvedimento che riguarda Venezia, sì. E nei prossimi giorni farà un provvedimento che riguarda tutti gli altri territori colpiti e ce ne sono diversi. Quindi ancora si è occupato solo di Venezia con lo stanziamento di 20 milioni, ma non ancora del Friuli Venezia Giulia. Va bene, io direi che nei prossimi giorni sicuramente arriverà un provvedimento che riguarderà un po' tutte le altre regioni, non c'è soltanto il Friuli Venezia Giulia. Certo. Ha fatto una stima dei danni? No, la stiamo ancora facendo, perché ovvio stiamo aspettando di ricevere tutte le informazioni da parte dei comuni, quindi ci vorrà qualche giorno per avere un quadro complessivo di tutto questo. E la zona più colpita quale le risulta dunque? Grado? La zona colpita è tutta la costiera, tutta la zona costiera, parte da Muggia, tocca Trieste, arriva a Grado, fa Aquileia, fino a Lignano, insomma c'è di opere che hanno bisogno di essere ripristinate, ce ne diverse, e poi ci sono molti danni legati all'acqua alta e quindi anche ai privati e alle attività economiche, come avete avuto modo anche voi di far vedere. Ecco, Presidente Riccardi, però la preoccupazione è per domani, no? Sì, diciamo che noi abbiamo una preoccupazione per domani, l'allerta è già stata attivata, prevediamo una massa di precipitazioni inferiori, però seppur inferiori è acqua che si aggiunge all'altra acqua che è caduta, quindi
è chiaro che c'è qualche preoccupazione sui punti di picco e insomma qualche stima ci si fa preoccupare un po', speriamo bene. Senta, e poi rispetto agli altri giorni, non so se anche qui è da valutare il fatto che è prevista neve, no? Per le prossime ore, e quindi col caldo, perché non fa un freddo esagerato, questa neve in arrivo potrebbe sciogliersi, quindi ingrossare i fiumi, eccetera, eccetera. Oltre allo scirocco, che quindi non fa defluire l'acqua a mare. Il tema è lo scirocco, cioè il tema è quanto il vento poi alla fine muove, no? Cioè, è chiaro che siamo di fronte a una condizione di emergenza, quindi la teniamo sotto controllo per gli strumenti che abbiamo a disposizione, per le nostre possibilità. Sapevamo che anche in questi giorni sarebbe accaduto e sinceramente pensavamo che non fosse di questa portata. A noi è andata così, ad altri è andata addirittura peggio, se vediamo quello che avete fatto vedere su Venezia. Insomma, purtroppo il cambio climatico ormai è una delle condizioni con le quali bisogna convivere. Se ricordiamo i bilanci dello scorso anno, con Vaia è addirittura peggio. Mi è sembrato di capire che l'intenzione, almeno ho letto, è di utilizzare i primi stanziamenti di Vaia, cioè cosa... Diciamo che noi siamo partiti con 150 milioni di interventi, ormai ci sono 600 cantieri che sono avviati, poi abbiamo una dotazione finanziaria di circa 200 milioni, 227 per l'esattezza, da spalmare nei prossimi 2 anni. E nelle motivazioni e nei titoli dell'ordinanza sono previsti interventi anche di resilienza, quindi vuol dire che al di là dell'opera che può aver subito degli interventi e deve essere rifatta, possiamo prevedere di realizzare delle opere che vadano a tutela della sicurezza, della resilienza. Quindi, certo, crediamo che si possa inserire. Oggi eravamo anche a grado col sindaco, c'è un problema sulla diga, insomma ci sono diversi temi che possono essere affrontati al di là dell'emergenza Vaia, quindi riferita a quello che fa. Certo, esatto. Allora, va bene, quindi domani, adesso noi ve lo posso anticipare, vediamo se come saranno le condizioni meteo, ma prevediamo una possibile anche edizione straordinaria dei nostri telegiornali pomeriggio per seguire anche la situazione, perché immaginate voi quando entra l'acqua in casa, prima non la si può fermare, i danni che fa sono terribili e poi ci sono anche i commercianti e non solo, quindi vedremo poi domani pomeriggio. Senta, allora Presidente, un flash ce lo dice sulla legge, adesso credo gli ultimi minuti per quanto riguarda gli enti locali? Insomma, mi pare che stia procedendo secondo il lavoro che ha fatto l'assessore Roberti, mi sembra che il provvedimento sta andando avanti. Insomma, è abbastanza prevedibile che provvedimenti di questo genere possano avere non una durata insomma, limitata. L'oltranza. Insomma, il lavoro d'aula ha i suoi schemi, ha i contenuti che sono complessi, ha una discussione che ci deve essere e anche una maggioranza che deve difendere il proprio provvedimento davanti alle legittimazioni dell'opposizione. Certo, poi io lo dico, l'oltranza deve arrivare sino alle 21 massimo, perché poi la discussione si fa a ringa, se no come facciamo? Però vabbè, il Consiglio regionale è un po', con tutto rispetto, il Consiglio regionale merita la priorità anche di Marino. Scherzo. Senta Presidente, l'ultima cosa. Noi tra circa una mezz'oretta, 40 minuti, avremo al telefono anche l'ex senatore Ferruccio Saro, di cui si è parlato molto in questi giorni, per lo sfogo dell'assessore. Chi. Come? Non ho capito chi. Ferruccio Saro. Ah, e chi è? No, dai, non mi dica Saro chi, ho capito, però si è parlato molto di lui in questi giorni, no? Il Bini si è sfogato, l'assessore, dicendo lo estrometto, riprendo io in mano il progetto FVG. Ma veramente mi dicono che Ferruccio Saro dice che ho fatto tutto io? Esatto, è questo che è la domanda. Cioè, io le volevo chiedere, Saro dà tutta la colpa a lei. Evidentemente io devo essere uno talmente bravo a convincere il Presidente della Regione, il capo di il fondatore di quel partito, i sindaci dei comuni capoluogo, metà consiglio regionale. Devo essere di un'abilità che sinceramente devo alzare il mio livello di autostima. Va bene, quindi non è, diciamo, lei l'architetto di tutta questa
contro opposizione all'opposizione che Ferruccio Saro fa alla sua stessa maggioranza. No, ma guarda, io ho semplicemente ricordato dei pezzi di storia che ci sono stati, siccome sono uno dei più, diciamo, anziani di anzianità di servizio rispetto, sì, a quelli che sono là dentro, ho semplicemente ricordato quello che è successo nelle ultime legislature. Poi io non sono abituato a inserirmi nei dibattiti interni degli altri partiti, anche se qualcuno ovviamente adesso vuole mettermi in mezzo. Non è che ho detto io a Saro basta, gliel'ha detto Bini, è un problema tra di loro. Io l'unica cosa che ho rilevato è che una maggioranza non deve essere una caserma, ma non deve essere neanche un casino, cioè, non deve neanche pensare di avere pezzi della maggioranza che di notte si inventano dei problemi per metterla in difficoltà. Io, la maggioranza non deve appiattirsi, Saro dice che è appiattita sulla Lega, io dico che la Lega ovviamente è il partito di maggioranza relativa e si esprime il Presidente della Regione, quindi al pari degli altri, forse in alcuni casi con tutto il peso che ha, esprime delle posizioni, quelle posizioni io non ho mai visto una maggioranza commissariata. Vedo una maggioranza che discute, ma nel momento in cui ha discusso all'interno delle proprie stanze, a quel punto quando esce una posizione, quella è la posizione, non è possibile ricominciare da capo. Siccome Saro è esperto di queste cose qua, no? Perché ce lo ricordiamo con Tondo, ricordiamo l'impegno con la Seracchiani a sostenerla per far perdere Tondo e poi dire che non andava bene. Cioè, lei, secondo lei, Presidente, Saro sta minando la maggioranza di centrodestra in regione, cioè, no, tentava di minarla? Io dico che nel momento in cui una maggioranza fa quadrato, l'ultimo caso è sulla riforma degli enti locali, decide di andare in aula con i contenuti di quella norma, e lui non è che può, dopo che la maggioranza ha deciso di comportarsi in un certo modo, e dire che non va bene, no? Perché o lo dice prima, e quando l'ha detto prima, nel momento in cui la maggioranza si esprime, quella è la mia maggioranza. Certo. Così si sa, così si fa questo mestiere. Io capisco che lui è un uomo libero, come lo siamo tutti, probabilmente lui si diverte a fare queste cose, poi dice che io sono il principale protagonista di questa operazione, io non credo, sì, di poter essere in grado chiarissimo, di organizzare un'operazione di questo genere. Certo, dico quello che penso. Presidente, riferiremo le parole, diciamo, dopo. No, vediamo. Ma io, guardi, ho rispetto con tutti, lui oggi è stato anche molto pesante sul piano personale, dicendo delle cose che non stavano dicendo in terra, ma insomma, non è che io mi preoccupo di quello che dice Ferruccio Saro. Senta, l'ultimo dei miei pensieri. Certo, l'ultimo dei suoi pensieri, dopo, allora, partiremo da questo, diciamo così, per poi sono sicuro che appianeremo i contrasti, no. L'ultima cosa. Io non ho contrasti con nessuno. No, ho capito, però con Ferruccio Saro. Se Ferruccio Saro pensa che tutto quello che sta accadendo perché io ho organizzato questa cosa, a me pare che il fondatore del partito del quale lui è il capo politico dice che lui non condivide la linea e il modo di Ferruccio Saro. È un problema loro. Io sono d'accordo con Bini. Quando dice, insomma, basta. Presidente, devo approfittarne, avendola qui, l'ultima cosa davvero, ce lo scrivono gli sms, noi per anni, lei lo sa bene, abbiamo parlato dell'112, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato con la giunta precedente, abbiamo raccontato casi struggenti, purtroppo, e pesanti, non aggiungo altro, ne abbiamo parlato per anni. Ora questo tema è tornato un po' sotto traccia, anche se lei ogni volta che viene qui la coinvolgiamo su questo, ovviamente, che è competenza, avendo la delega della sanità, tema pesantissimo, non semplice, e del quale discutiamo sempre. Che cosa ci può dire? C'è una delle voci di cui abbiamo parlato più volte che potrebbe, che vedrebbe, diciamo, lo spostamento della centrale da Palmanova a Trieste. Io non so se questo è una cosa che... Ma guardi, ma le pare che il problema sia quello di spostare una centrale da un punto all'altro, perché se la spostiamo dall'altra parte la centrale funziona. Esatto. Il sistema di emergenza e urgenza è nato in un certo modo, aveva dei ritardi sull'aspetto tecnologico che io mi auguro entro la fine dell'anno siano definitivamente superati. Entro la fine dell'anno, ha detto, entro la fine dell'anno superati. Sì. Okay. Sì. E poi è evidente che ci vuole un nuovo modello. Che eviti le frammentazioni che oggi il sistema ha,
e soprattutto serve un nuovo modello organizzativo legato al personale. Il personale che fa questo lavoro non risponde solo al telefono, segue delle persone che sono in difficoltà, quindi ci vuole un bacino molto più ampio e bisogna consentire al personale non soltanto di stare dentro la centrale operativa, ma anche di fare il loro mestiere nell'attività di emergenza urgente dentro con gli strumenti con i quali tutti questi professionisti di grande qualità. Provo a girare la domanda. Facciamo così, è chiaro che qui molti via sms, ma il dibattito che abbiamo, ricordo, fatto per anni, anche qui, chiedono il ripristino del 118, no? Cioè il ritorno del 118. Ma guarda che il 118 c'è, non è che non c'è, il problema è che il 112 risponde a tutta una serie di domande che non riguardano soltanto la sanità, quindi bisogna soltanto ridurre i passaggi tra la chiamata del 112 e quella del 118, se poi andiamo a guardare anche i dati oggettivi, i dati oggettivi dimostrano che il sistema sicuramente deve fare dei passi in avanti, ma non è che sono così drammatici, io non lo sono nemmeno per Trieste, questi sono i dati. Poi sappiamo perfettamente che c'è tutto un gruppetto di gente che ha tutto l'interesse a smontare questa cosa per principio. Io sono dell'opinione che le cose che non funzionano vanno migliorate, ma non bisogna inventare delle soluzioni che non stanno nel cielo e in terra. Una regione di 1.200.000 abitanti non può avere le quattro centrali provinciali. Certo, dentro questo sistema c'è un problema perché manca la struttura di backup e quindi è evidente che noi dovremmo costruire una struttura di backup che io non escludo possa essere addirittura anche per l'estero, ma questa è un'altra storia. Senta, l'ultimo flash, fosse stato diciamo lei, assessore, l'avrebbe introdotto o no questo 112? So che l'Europa... Sì, l'avrei introdotto, ma l'avrei introdotto in una maniera diversa. Oggi la tecnologia del 112 è stata aggiunta a quella del 118. Sistemi così complessi devono partire da zero, non possono innestarsi in sistemi esistenti perché significa che poi farli dialogare diventa difficile. E non avrei fatto una corsa contro il tempo per arrivare alle elezioni regionali e dire ho fatto 112, perché probabilmente ci voleva più tempo. Chiaro. Presidente, grazie davvero per essere stato con noi. Riccardo Riccardi, grazie. A voi. Grazie al vicepresidente della Regione, assessore Sanità e Protezione Civile. Cosa importante, insomma, l'avete capito, sul fronte 112, questa macchina di riforma e di riadattamento, di miglioramento, eccetera, sarà completa entro la fine dell'anno. Prima di vedere l'altro servizio, vabbè, ormai siamo in pubblicità, vi dico, 3 minuti si vota e partiamo immediatamente, mi fanno sapere terrorizzati i consiglieri regionali, li ho trattati un po' male, però giustamente ha ragione, sale dalla democrazia del dibattito, il consiglio regionale non si tocca, è chiaro che poi ne parliamo anche qui. Green, un po' di tutte queste cose di cui abbiamo parlato con il Presidente, che cosa... Ma intanto un pensiero sottolinea a tutti i nostri cittadini e anche agli imprenditori e ai commercianti che stanno vivendo ore così complicate. È vero che il Friuli Venezia Giulia, rispetto alle tragedie che abbiamo visto rispetto a Venezia, uno dei gioielli del nostro paese, ha sofferto di meno, ma assolutamente c'è da rimboccarsi le maniche anche qui, perché i danni sono stati ingenti e soprattutto le attività commerciali e imprenditoriali hanno sicuramente bisogno di un sostegno particolare. Quindi in questo senso mi unisco anch'io anche al ringraziamento rispetto agli uomini della Protezione Civile, delle forze dell'ordine, tutte le persone che in questi 2 giorni si sono adoperate, e speriamo anche di riuscire a superare la giornata di domani. Quindi vedremo. Credo che in queste occasioni, come ha anche evidenziato ieri Matteo Renzi, l'obiettivo sia quello di cercare di lavorare tutti insieme. Penso proprio ancora una volta a un gioiello per l'umanità dal punto di vista culturale e artistico che è Venezia. Mi fa tristezza, devo dire la verità, da cittadina prima di tutto di questo paese, che voglio dire, da quanti anni, da quante decadi parliamo della fragilità del sistema Venezia e siamo ancora ridotti a dover vedere le immagini di questi ultimi 2 giorni. Quindi, cioè, l'ultimo comitatone è del... Già il nome fa spavento, sì, ma esatto, vabbè. Cioè l'incontro tra tutti, sì, sì. Era convocato da Del Rio, quindi 2017, vado a memoria adesso perché sì, ne abbiamo parlato tante credo volte, certo. Però insomma, capite, non se ne parla più, non si parla di Venezia, eccetera, eccetera. Però è chiaro, adesso noi discutiamo, hanno colpito tutti, quelle immagini sono davvero drammatiche, però discutiamo di quello che... Dobbiamo renderci conto che noi siamo famosi nel mondo per una città come Venezia, cioè gli stranieri a vedere le immagini di questi giorni rispetto a un gioiello per l'umanità che è quella città sono scioccati, allibiti.
Quindi davvero noi non ci siamo veramente resi conto, ma da decenni, dell'importanza di tutelare un territorio che ha delle fragilità immense, fragilità che si stanno palesando purtroppo in tutti i territori, cioè il rischio idrogeologico, penso alla Liguria, che in un certo senso ha preceduto in questi anni questi disastri, lo ha ammesso anche il vicepresidente della Giunta Riccardi, ne sono lieta, c'è un cambiamento climatico oggettivo in corso, e quindi credo che qui è una questione trasversale di tutte le giunte e di tutti i governi, questa faccenda vada veramente finalmente presa seriamente in mano. Queste sono quelle immagini di danni? Dove? Queste? Ah, Venezia, sì. E beh, d'altronde, appunto, è domani e ci prepariamo domani un'altra giornata che rischia di essere preoccupante, anche se meno precipitazioni, sì, ma acqua su acqua, quindi già comunque ci sarà acqua alta anche qui. Parlavo con degli amici che sono studiosi proprio anche del cambiamento climatico, ormai gli episodi, come dire, di così alta intensità, sia rispetto alla stagione estiva, sia rispetto alla stagione dell'autunno e dell'inverno, quindi piogge che praticamente diventano alluvioni, poi venti fortissimi, ricordava anche Riccardi Vaia, diventeranno all'ordine diventeranno qualcosa purtroppo di ordinario e di sempre più frequente. Quindi davvero la questione del cambiamento climatico, il fatto di dover adottare ma da subito un serio programma pluriennale rispetto al dissesto idrogeologico, il fatto di rimettere in moto Italia Sicura, che fu invece in maniera del tutto scellerata uno dei primi atti del governo pentaleghista che andò a togliere lo scorso anno. Cioè, voglio dire, ormai qui non è una questione di appartenenza, è una questione di logica, di buon senso. Cioè... Ora vediamo se si svegliano e qualcosa bisogna fare per Venezia, ma chiaramente poi visto scrivere Mose, ricordatevi, un'opera dello Stato, dopodiché che purtroppo negli anni lì siano stati episodi di corruzione è un'altra cosa. Ma io a questo punto spero che, io non sono un ingegnere, aveva ragione l'SMS del telespettatore, io non sono un ingegnere, non so dare una valutazione tecnica se il Mose potrà o non potrà aiutare, però visto che ormai ne parliamo dal 2003, c'è stata una certa spendita di denaro pubblico e parlo di quella fatta bene, no? Ecco, non mi interesso delle aule giudiziarie. Viva Dio, spero che prima o poi lo si faccia attivare comitatone dopo comitatone per vedere se ci hanno imbroccato tecnicamente. 2021 perché, sarà cioè, pronto. Qualcosa, allora, no? Certo, dopodiché bisogna vedere, ricordatene quante volte abbiamo parlato qua, non solo del gasiere, eccetera, ma del fatto che se si attiva il Mose e si attiverebbe, potrebbe attivarsi anche 365 giorni all'anno per dire, perché già sopra c'è una marea di 120, significa bloccare il porto, quindi là c'è un tema molto simile a quello che abbiamo discusso qua molti anni per altre cose. La fermo solo qualche istante. Guido, ci fai vedere l'altro servizio di Marco, poi ci fermiamo un minuto, hanno terminato di votare, quindi stanno arrivando i consiglieri regionali. Non multateli finché arrivano qua rapidamente. L'altro servizio di Marco, grazie Guido, con il collegamento di oggi, ma invece da Trieste. Vediamo. Anche qui in Piazza Unità siamo sulla Scala Reale, ovviamente in questo momento la marea non è andata a superare la linea di costa, ma l'allarme naturalmente è per domani. Il fatto è uno, il mare è più alto in certi momenti di quello che è Piazza Unità e di quelle che sono le zone limitrofe, e per cui poco si può contrastare dal punto di vista degli interventi, dal punto di vista quando la situazione meteorologica comporta queste cose qui, per cui abbiamo vissuto momenti oggettivi di difficoltà, nello stesso comune è stata tolta la corrente, alcuni commercianti sono andati anche a loro volta in problemi anche di sicurezza, perché c'è stata acqua alta in vari punti del ghetto. Com'è la situazione? Oggi bene, ieri era un po' difficile da gestire. Danni? No, danni no. Quindi solo acqua che è tracimata e vi ha messo in difficoltà? Sì, l'apertura, abbiamo aperto mezz'ora dopo, però fortunatamente bene noi. Per arrivare in un altro dei locali danneggiati, qui il mitico Marino, insomma lo conoscono un po' tutti. Solo ieri, oggi è andato meglio, tutto quanto a posto. Però ieri tutto quanto a posto? Sì. Però ieri era un po' più casino. Va bene, allora ieri un po' più casino, dice la signora, oggi meglio. Tutto sommato, intanto ringraziamo tutti gli uomini e le donne e le forze dell'ordine che hanno lavorato, uno. E secondo la prevenzione, perché non ho visto alberi caduti, danni da centinaia di milioni di euro come è successo purtroppo in altre parti del paese. Sindaco, domani pomeriggio attorno alle 16 è prevista una nuova ondata delta marea con lo scirocco, quindi l'allerta rimane, insomma. Sì, rimane l'allerta, limite.
limite avremo l'acqua alta, ma l'importante è non avere danni. Mi hanno detto ha piovuto all'interno di una scuola. Mamma mia, che disastro! Dovrò fare un'interrogazione parlamentare. Cioè, con quello che è successo ieri, ha piovuto tutta la notte, non abbiamo avuto danni. Mi sembra di girare in una città dove non è successo nulla in confronto, ripeto, ad altre città. Siamo, chi scrive veramente qualche volta, possiamo dirlo veramente che insomma, l'intelligenza rimanca. Ancora tempi bui per il settore industriale. L'indagine congiunturale di Confindustria FVG fornisce per il terzo trimestre 2019 un quadro dell'industria regionale in peggioramento rispetto all'andamento già negativo delle indagini trimestrali precedenti, con una contrazione degli indicatori congiunturali e tendenziali. Si acutizza una situazione negativa confermata anche dal grado di utilizzazione degli impianti, oggi del 79,6% contro l'82,6% dello stesso periodo del 2018. Rispetto al trimestre precedente, la produzione industriale peggiora sensibilmente con un meno 2,9% dopo il meno 1,5% del secondo trimestre. Ancor più negativo è l'andamento tendenziale con meno 5,5%. Le vendite registrano una sensibile contrazione, meno 5,7 punti rispetto al più 0,8% del secondo trimestre. Situazione dovuta all'effetto combinato del meno 6,3% nelle vendite in Italia e del meno 2,2% nelle vendite all'estero. Analogamente peggiora l'andamento tendenziale, i nuovi ordini calano di quasi un punto passando dal meno 0,1% del secondo trimestre al meno 1,8% del terzo, l'occupazione congiunturale resta invece sostanzialmente stabile. Allora, così, vi ricordo 340-700-6567, ho visto molti commenti anche sulle pagine mie di Tele4, grazie anche per le domande legate ovviamente ai cambiamenti climatici, questi sono i dati. Sì, io trovo infatti surreale che il sindaco della città capoluogo di questa regione continui a sostenere che va tutto bene. Purtroppo pensare che una città come la nostra possa andare avanti senza una vocazione industriale, senza gran parte del suo storico manifatturiero, è semplicemente una follia. Non possiamo permetterci di rimanere a vivere solo di servizi, di turismo, di portualità e logistica. Sono tutti comparti che si stanno sviluppando, che stanno avendo sicuramente un momento magico, interessante, per citare sempre il sindaco di piazza, ma un'altra parte della città ha bisogno di continuare ad avere occupazione nel settore industriale e manifatturiero. Ci sono 15.000 addetti, tra l'altro sono retribuzioni mediamente tra i 1.600 e i 1.700 euro, posti di lavoro a tempo indeterminato, fino per esempio a qualche giorno fa, fino a questo scoppio allucinante della crisi ferriera, per esempio. Quindi, come dire, pensare di poter far andare avanti il tessuto occupazionale e il futuro anche di tanti nostri giovani di questa città senza continuare a sostenere industriale e manifatturiero, comparto industriale e manifatturiero, è come minimo superficiale. Io lo trovo però sbagliato. Quando, diciamo, negli anni precedenti si discuteva di questo e accusavano dal centrodestra il sindaco Cosolini di non occuparsi, si rispondeva non è il sindaco che deve creare occupazione, certo. Cioè le politiche le può fare al massimo la regione ovviamente che legifera e di certo una politica nazionale. Lo Stato fa specie, cioè, l'unica cosa, perché per correttezza lo dicevamo allora, va detto anche oggi. Assolutamente sì, lo dicevo anch'io, facevo parte della giunta Cosolini, ci mancherebbe. Certo che però dare delle risposte così, come dire, superficiali e continuare a sostenere che vada tutto bene e che è tutto molto interessante, che stiamo attraversando uno splendido momento, beh, mi sembra però che non sia, come dire, adatto al ruolo di un sindaco che ha a cuore il futuro soprattutto dei suoi concittadini, ma anche di quelle famiglie che stanno rischiando di passare un Natale drammatico. Quindi è vero che il comune in questo è l'ente che ha strumenti meno diciamo meno risolutivi rispetto a occupazione, vocazione industriale, manifatturiera e sviluppo della città. Può fare molto, per esempio, con la riqualificazione del Porto Vecchio. Mi sembra che siamo ancora a giocarcela con i 50 milioni del ministro Franceschini e con le rotatorie e con qualche pezzetto del magazzino 26. Dico, come dire, qualcosa che potrebbe essere oggettivamente un grande volano di crescita. Dopodiché io parteciperò domani
alla manifestazione dei sindacati di CGIL, CISL e UIL in Piazza Unità, perché credo che tra l'altro, parlando dell'ultima crisi industriale che siamo sull'orlo di vedere aperta, quella dello stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola, ricordiamoci... Il 20, no? C'è l'appuntamento a Roma, esatto. Quindi ecco, ricordiamoci... Federica doveva essere ospite Sveglia a Trieste, ve lo dico, insomma, quindi ha dovuto... abbiamo spostato la presenza del governatore perché deve essere a Roma con giusto, il ministro Patuanelli. Giusto, perché è vero, questo. È vero, per tornare a quello che diceva prima, che sono regione e Stato, come dire, gli attori principali rispetto a crisi di questo tipo, Ilva di Taranto, 1,4% del PIL nazionale, ma anche la Ferriera di Servola. Anche qui il comparto dell'acciaio, ma davvero questo paese pensa di potersi privare completamente di una produzione di acciaio siderurgica in proprio? Pensa di poter, come dire, abdicare totalmente a questo tipo di presenza? Anche qui la ferriera è piccola, certamente l'Ilva di Taranto, ripeto, 1,4 del PIL, ma una gestione, anche qui secondo me, talmente superficiale e lasciata al caso, dando, come dire, lasciando il cerino in mano solo all'imprenditore, dicendo è lui che sta accelerando, è lui che, come dire, ha deciso di compiere questo passo, mi sembra una giustificazione artatamente creata per andare semplicemente a riscuotere vedremo, una chiaro, misera cambiale elettorale. Certo. Allora Guido, siccome ho sentito suonare il campanello, sono arrivati anche i consiglieri regionali, ora li sentiamo. Bene. Ci sono due tematiche, dobbiamo chiamare poi l'ex senatore, il senatore Ferruccio Saro, perché chiaramente insomma, Riccardi ci è andato giù pesante, poi vi spieghiamo un po' la vicenda rivedendo il servizio di Bini, ma ci fai vedere invece... Cosa abbiamo raccontato? Che la mozione di Forza Italia, sono arrivati? Facciamoli accomodare, prego. Vediamo poi Cosolini buonasera. Sulla via della seta, Mauro Bordin, buonasera, buonasera ben trovato. Buonasera. Poltrona della Lega, Giuseppe Nicoli, Forza Italia, prego. Tiziano Centis, buonasera, si accomodi pure lì. Ne manca uno, ma arriva? Non rispondete per il Movimento 5 Stelle, non più. Chi può rispondere? Nessuno, non c'è il PD. Vabbè. Scioccato, è scioccato dalla votazione. Adesso ne parliamo. Ci fai vedere Cosolini sulla via della seta, così microfoniamo tutti e risponde alla mozione di Forza Italia dicendo ce n'era una anche, oltre che dei cittadini, anche del Partito Democratico. Insomma, fa un po' di chiarezza il giorno dopo su quello che è successo. Vediamo. Una mozione per favorire le opportunità date dagli accordi con la Cina nell'ambito della nuova Via della Seta e al contempo per scansare ogni dubbio riguardo quei rischi derivati dal medesimo accordo sollevati da Forza Italia. Così il consigliere regionale del PD Roberto Cosolini, di visione opposta rispetto ai berlusconiani che ieri hanno preparato ma non hanno potuto discutere una mozione scettica rispetto al progetto della Belt and Road Initiative. La nostra mozione sottolinea le opportunità che derivano dall'accordo sottoscritto dal porto di Trieste, di cui abbiamo avuto una prova chiara anche la scorsa settimana, perché il primo atto operativo è creare una piattaforma logistica in Cina per l'export dei prodotti italiani, dei prodotti del Friuli Venezia Giulia innanzitutto. Non c'è alcun rischio di colonizzazione della Cina a Trieste, come paventava una mozione di Forza Italia che ha imbarazzato il centrodestra obbligandolo di fatto ad evitare che si vada ad un voto. L'ex sindaco di Trieste minimizza le preoccupazioni di Forza Italia tornando anche sui cartelloni comparsi in giro per la città, ricordando piuttosto la bontà dell'accordo e i benefici che ricadranno sull'Italia e su Trieste, evidenziando ancora una volta l'operato del presidente del porto, Zeno D'Agostino. Io ricordo dei manifesti che vedevano un dragone inseguire a colpi di getti di fuoco dei cittadini italiani, quasi noi fossimo alla vigilia di un'invasione. Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di flussi di direttrici di traffico che esistono, stiamo parlando di un grande mercato mondiale. Quindi mi sembra un argomento agitato ad arte e che cerca di nascondere quelli che sono i risultati di un'azione, direi, lungimirante, quella di Zeno D'Agostino in particolare, di rendere strategico il porto di Trieste per i flussi internazionali di traffico che uniscono il Far East e l'intera Europa. Allora, li ho già presentati, guadagniamo tempo. A proposito, dico, abbiamo tolto le ultime due interviste, sentiremo alle 22.30 i sindacati in vista della manifestazione di domani, ma il resto, insomma, anche il sopravvissuto in Siria la riproporremo per intero nei prossimi giorni. Nicoli, questo l'aveva visto? Sì. Ha creato un po' di tensione in maggioranza sulla questione Cina o no? Poi veniamo a quello che avete votato e tutte le ultime novità. Non la definirei così proprio tensione. Diciamo, ci sono alcune sensibilità che forse sono diverse fra i vari gruppi consigliari. Noi siamo un po'... Anche di maggioranza? Ma sì, forse c'è stato un distinguo anche di Fratelli d'Italia nel suo intervento, perché
Cioè voi chiedete luce sull'accordo con la Cina, no? Noi chiediamo chiarezza, noi chiediamo chiarezza anche sui contenuti di quell'accordo, noi chiediamo chiarezza un po' sulla questione in generale della logistica, delle infrastrutture, perché l'autorità di sistema sta facendo un'operazione importante e vorremmo capire qual è il futuro di questo nostro territorio. Risultato, cosa dice l'assessore? Dovete presentare tutti quanti insieme, maggioranza e opposizione, un'unica mozione, però a quel punto cosa diventa? Ma l'assessore ha fatto una scelta in aula, è stata quella di credo cercare così l'unitarietà di tutto il Consiglio rispetto a un tema che sicuramente è strategico e importante. Certo che però i dubbi che noi ancora abbiamo non sono fugati del tutto. Noi chiediamo appunto che sia fatta chiarezza soprattutto per i nostri cittadini di un sistema anche che la Cina adotta, diciamo così, nel suo paese per quanto riguarda per esempio la tutela dei lavoratori, i diritti dei lavoratori non ci sono, ci sono delle situazioni insomma dove non ci sono i diritti, non vengono riconosciuti i diritti umani, è un paese che applica la pena di morte, è un paese che ha una differenza culturale rispetto all'Europa, rispetto all'Italia ben marcata, quindi noi su questi temi facciamo attenzione perché non c'è solamente una questione di carattere economico. Qua si parla anche di quello che sarà un risvolto e poi diciamo questioni di carattere sociale che verranno in qualche maniera così... Via della Seta, via dei Balcani, via le industrie e assicurazioni, insomma via le mani da Trieste, scrivono, vabbè. Allora, Celtis, sì. Voi invece cosa sostenevate su questo? No, noi abbiamo presentato una mozione... che sostiene il fatto che questa regione è protagonista. Abbiamo il porto di Trieste, che è l'unico porto franco che guarda il Mediterraneo. Abbiamo il porto di Trieste e tutta la infrastruttura ferroviaria presente nella nostra regione che sono protagoniste. E ovviamente è la porta d'Europa, è la nostra regione, il porto di Trieste, la struttura ferroviaria. E quindi la possibilità di poter essere protagonisti per ascoltare, decidere insieme anche accompagnare questo sviluppo della via della seta, perché insomma da qua devono passare, e quindi non essere messi da parte ma essere protagonisti attraverso il Consiglio regionale, attraverso tutti gli organi che sono deputati ad ascoltare, sentire e condividere questo importante passaggio, perché insomma è giusto che sia così. Forza Italia, adesso arriviamo alle 22, arriviamo al tema di oggi, Forza Italia vi diceva, cioè la votazione di poco fa, vi diceva dobbiamo sapere cosa hanno firmato, no? Cosa sta succedendo, e quello che ci hanno comunicato l'altro giorno, cioè quello che ci hanno scritto in un comunicato Forza Italia, dice che è stata annacquata quella mozione per essere tutti d'accordo in maggioranza, perché adesso l'assessore Bini chiede poi che siano tutti, quindi maggioranza, opposizione eccetera eccetera, quando rischia di non arrivare al punto per esempio che voleva Forza Italia, cioè di leggere, capire che cos'è questo accordo con i cinesi. Come si pone la Lega in questo? Credo che l'assessore abbia fatto questa richiesta perché in qualche modo c'erano mozioni diverse, con premesse diverse, talvolta i contenuti anche non necessariamente divergenti, ma al fine di evitare confusione su un tema così delicato ha chiesto il tempo per cercare di arrivare ad una sintesi comune. Mi pare una richiesta intelligente, poi vediamo naturalmente se questo sarà o meno possibile. Oppure in realtà quella di Forza Italia sembrava ostile, mi perdoni Nicoli, cioè la definisco così... Più interlocutoria io direi, più che ostile, perché i dubbi sul tavolo ce ne sono tanti e non possiamo nasconderci dietro questa situazione, quindi la nostra è anche una preoccupazione rispetto ai temi che li accennavo prima, i temi sociali, ci sono credo delle situazioni che vadano in qualche maniera chiarite, fino ad oggi questo chiarimento non c'è stato. Bordin? Allora, è chiaro che con trasparenza alla luce del sole, è necessario conoscere bene il contenuto di questi accordi, quelli che sono i possibili sviluppi e quelle che sono attualmente anche le conseguenze sui territori. Però dobbiamo considerare che viviamo comunque in un mondo attualmente globalizzato in cui gli investimenti viaggiano a velocità enormi e riguardano attualmente anche stati che si trovano a distanze enormi, non solamente dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista di quelle che sono poi le caratteristiche, i principi, i valori che hanno. Però se noi dovessimo oggi, come oggi, dire che facciamo accordi solamente con gli stati che hanno valori identici ai nostri,
nostri, probabilmente in realtà ci bloccheremo ipotesi di sviluppo per i nostri territori importanti. Quindi gli investimenti ben vengano, è importante naturalmente che vengano fatti sotto un controllo da parte dello Stato, da parte della Regione, è importante che il pubblico naturalmente abbia sempre comunque la situazione sotto controllo. Insomma, però, non siamo l'idea di demonizzare, insomma, ecco. Entra nel vivo di nuovo, noi ne abbiamo parlato per mesi e mesi, lo ricorderete. Allora, qui dicevano se è tornata a lavorare, certo, ma vuole prego un flash, diciamo sì, certo che lavora anni, la Green. Solo per 5 anni mi sono messa in aspettativa, perché non faceva l'assessore. Per fare l'assessore seriamente. Esatto. Per il resto io vado tutti i giorni col trenino a Palmanova al lavoro. Eh sì. Allora, vabbè. Allora, non c'è Capozzella, non può difendersi su se questo. Posso... Volevo fare una cosa, sì. Perché almeno fra 7 minuti dobbiamo parlare del tema di oggi, quello che avete votato, ci date una notizia. Però volevo prima farvi rivedere un altro caso politico, così sentiamo anche il senatore Saro e chiudiamo questa parte più politica e gli raccontiamo cosa ha detto Riccardi poco fa. Il caso Progetto FVG, cioè questa lista, ve lo ricordo, insomma, che si presenta, l'animatore, diciamo, l'ideatore è... Sergio Bini, oggi assessore, raccoglie un buon risultato. Cosa fa Bini? Ha come coordinatore regionale l'ex senatore di Forza Italia, insomma, Ferruccio Saro, con il quale c'è un contrasto, perché dice Bini non può Saro, coordinatore della lista che io avevo portato e del quale comunque è stato un ideatore anche lui, lo possiamo dire, non può Saro attaccare la maggioranza di centrodestra, Massimiliano Fedriga, e farlo in continuazione. Sta nella maggioranza, no? Non lo deve fare. E non va bene, perché in maniera anche scomposta, ecco, no? Che magari ci sia dibattito giusto, ma lo fa in maniera scomposta. Bini si arrabbia, l'assessore Bini, e dice: Saro è fuori, mi riprendo il movimento. Sentiamoli. Io non accetto in maniera più categorica che il governatore venga o direttamente o indirettamente attaccato dal fuoco amico. Quindi, a mio avviso, per un senso di responsabilità nei confronti in primis del governatore, della giunta, ma soprattutto del nostro elettorato, qualcuno doveva battere un colpo, e il colpo l'ho battuto. E il colpo si è sentito, con una difesa a spada tratta nei confronti del presidente Fedriga e il fastidio nel vedere attaccata la giunta dall'interno, l'assessore regionale Sergio Bini conclama la frattura della civica Progetto FVG e lo scontro con l'ex senatore Ferruccio Saro. La crisi è arrivata a un punto tale che la scelta sul come agire verrà presa a stretto giro. Coesistere nella lista non è più possibile, la misura è colma, ha dichiarato l'assessore Bini. Sottoscritto, è arrivato a un punto di rottura importante con Ferruccio Saro. Beh, siamo arrivati a questo punto, dopo aver visto che, nonostante, come dire, degli avvisi ai naviganti importanti dati in questi mesi, si è continuato a comportarsi da opposizione all'interno della maggioranza. Questo per me è inaccettabile. Noi facciamo parte di una squadra che ha sottoscritto un programma di governo, una squadra fatta da assessori a mio avviso molto competenti che stanno portando avanti dei temi importanti, quali la sanità, gli enti locali, e che, come dire, stanno lavorando pancia a terra per risolvere ciò che magari in precedenza era stato fatto in maniera non positiva per il Friuli Venezia Giulia. Il progetto FVG è nato con un altro spirito, era una forza civica, è una forza civica, è la lista, come dire, del presidente. Il nostro logo, il nostro simbolo, sotto c'è scritto Federico Presidente. Dal canto suo, Ferruccio Saro ha replicato, facendo intendere che Bini non ha il potere di decidere da solo le sorti della civica, aggiungendo che una sua estromissione non è pertanto possibile. Noi non siamo in un regime democratico, quindi il solo Bini non può compiere degli atti non leciti. Di conseguenza ci sarà un comitato che si riunirà e deciderà sul da fare. Bini si è espresso, Bini ha già scelto la propria strada, siamo in democrazia. Allora, Ferruccio Saro, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, buonasera. Ospiti. Mi fa sempre sorridere, Sergio Bini parla di sé in terza persona come Maradona, mi fa sempre sorridere. Però volevo chiederle questo. Allora, mi sono segnato, appuntato alcune frasi, tra l'altro noi abbiamo sentito in apertura Riccardo Riccardi questa sera sul tema meteo e sanità, e alla fine ovviamente ho infilato una domanda sul dibattito, sul fatto che lei dice che l'artefice di tutta questa mossa, è vero? Come gutta cavat lapidem, è di fatto Riccardo Riccardi. Allora, intanto a che punto siamo e cosa combinava? Perché... lei ha avuto anche un confronto, mi sembra, con Massimiliano Fedriga,
punzecchiava questa maggioranza facendo parte della maggioranza stessa. Sì? Mi sente? Mi sentite? Sì, la sentiamo. Non ci ascolti dalla TV, se ha la TV davanti la prego, senatore. Sì, la spengo. Ecco, grazie. Ascolti solo dal telefono. Grazie. Allora, guardi, innanzitutto sì, grazie per avermi chiamato e per la cortesia di avermi chiamato. Le rispondo subito, innanzitutto, che questa vicenda che si è sviluppata con grande enfasi sui mass media è una vicenda di natura politica, sul modo di essere della coalizione di centrodestra. Questo è il tema fondamentale. Ieri, in maniera assolutamente chiara, ho posto al Presidente della Regione, di cui ritengo di essere amico, possiamo avere posizioni diverse, ma abbiamo un rapporto che va al di là della politica. Ma questo non significa che possiamo avere posizioni diverse e visioni diverse su tanti temi. Allora, cosa penso? Io penso che il centrodestra debba in qualche modo riflettere sulla sua organizzazione interna, sul modo di essere coalizione. Cosa intendo dire? Ci siamo presentati alle elezioni con alcuni partiti, Lega e Fratelli d'Italia, che sono espressione del cosiddetto mondo sovranista, alcune liste civiche e poi Forza Italia, che non sono sovraniste. Il tema che io pongo è che è opportuno che si costruisca all'interno del centrodestra, accanto alle forze sovraniste, una aggregazione, una forza politica, penso che questo succederà prima o poi anche a livello nazionale, che rappresenti quello che un tempo era definito il mondo moderato, l'espressione... Perché lei dice questa maggioranza è troppo appiattita sulla Lega, giusto? Allora, perché gliel'ho detto ieri francamente anche al Presidente della Regione, che cosa serve avere, dei partiti o delle liste civiche che sono subalterne rispetto alla Lega? Non riesco a intercettare a questo punto. Cioè lei dice, allora aspetti Saro, perché così la interrompo, mi perdoni, così stiamo un po' più sui tempi, ma cosa vuol dire? Che quindi Bini è troppo allineato con la maggioranza, perché chiaramente è assessore, e per di più troppo appiattito sulla Lega. Cioè arrivo alla domanda, secondo lei, perché Bini aveva un progetto di passare anche con la Lega, cosa... Ma guardi, io non so, non voglio commentare l'azione di Bini, quindi su questo le faccio un no comment. Sì. La mia opinione è che il progetto FVG e altre forze politiche debbano costruire un progetto di un'area moderata, liberale, equilibrata, che collabora con la Lega, ma che sia una collaborazione e competizione sui contenuti, sulle scelte e sul futuro di questa nostra regione. Però, senatore, di lei dicono che invece era come posso dire, quasi un'opposizione interna, questo dicono. Vede, questo è uno dei problemi che io ho posto. Cioè, non è pensabile, vede, allora, se i provvedimenti di legge vengono concordati preventivamente, allora si può essere anche tranquillamente allineati. Se i provvedimenti in legge non vengono concordati preventivamente, chiaro che ci deve essere anche una certa dialettica. Non c'è condivisione. Non c'è condivisione. Io, per esempio, sulla riforma degli enti locali credo che bisogna essere più coraggiosi, perché rischiamo di fare un provvedimento che non cambia niente. E questo l'ho detto in varie salse. Quindi mi perdoni, Saro, lei dice quello che hanno approvato stasera, di cui parliamo tra 3 minuti, è una legge poco coraggiosa e che non cambia niente. Enti no, locali. Dico che si poteva tentare di fare molto di più. E capisco il significato simbolico di vendere che abbiamo superato le UTI, tutto quello che volete era negli accordi di maggioranza, però nello stesso tempo l'obiettivo che dovevamo e dobbiamo perseguire è quello che alla fine
veramente migliorino i servizi, riusciamo a ristrutturare questa regione centralizzata, riusciamo a trasferire personale dalla regione agli enti locali che sono Chiaro. Senza personale. Aspetti cioè, Saro, solo qualche istante, qui c'è il capogruppo della Lega, Mauro Bordini, consigliere regionale, vuole dire qualcosa? No. Ma io... anche sulla legge? No, io rispetto le posizioni e le idee del... di Ferruccio Saro, ovviamente, che saluto. Però, è un caso chiuso secondo lei o no? Ancora? Oddio, tendenzialmente credo di no. Credo che sia un caso ancora aperto, ma che riguarda comunque una forza della maggioranza ed è giusto che venga approfondita in maggioranza, all'interno della forza, scusate. Io dico semplicemente che la riforma che noi abbiamo approvato questa sera è una riforma che comunque va a normalizzare un sistema che in questo momento stava ancora subendo le ferite frutto di una riforma passata che è stata devastante. Ed era in un limbo. Perché assolutamente. Quindi noi in questo momento abbiamo cercato di ridare equilibrio a un sistema, abbiamo cercato di ridare ai comuni il potere di decidere il proprio futuro, abbiamo cercato di fare in modo che si creassero le condizioni per far sì che nei comuni ci fosse di nuovo personale, ci fossero gli uffici dotati del personale Saro, necessario per dare servizi ai cittadini. Io credo che questa riforma vada veramente a normalizzare e equilibrare il sistema. Adesso ne parliamo. A partire da quello è chiaro che... la Lega ha fondamentalmente 2/3 di consiglieri regionali. Il presidente Fedega è stato non eletto, è stato straeletto con un 57% del consenso. Quindi è evidente che la Lega in qualche modo ha una posizione importante all'interno della maggioranza. Ma questa posizione importante. Però non è che Saro vi dice: arrivate lì con tutto fatto, non c'è condivisione. È chiaro no, che dopo. Ma non è questo il dibattito può animarsi nei giornali. Ma non è così, ribadisco. Questa è la posizione di partenza e quindi è logico che la Lega ha una posizione importante. Ciò non significa, non toglie che la riforma degli autonomi locali l'ha naturalmente impostata l'assessore Roberti e abbiamo fatto varie riunioni di maggioranza per discuterla. La riforma della sanità l'ha impostata l'assessore Riccardi, che è di Forza Italia, e anche in questo caso abbiamo fatto varie riunioni di maggioranza per discuterla. E tra l'altro alcune scelte già nell'architettura istituzionale sono state fatte magari anche in maniera diversa rispetto a quello che l'assessore aveva proposto, quindi si è dialogato. Il rilancio impresa lo sta facendo l'assessore Bini, che è di progetto FVG, e noi inizieremo a discuterlo nei prossimi mesi. È chiaro che ogni assessore che appartiene ad una forza politica o una forza civica imposta la riforma che vuole. Però lei questa riforma è sempre la Lega ha preso sempre, questi voti, è chiaro che comandi. Però la condivisione c'è. Le riforme sono sempre finite sul tavolo di maggioranza. Allora, è chiaro che però dal tavolo di maggioranza Saro, si deve uscire con una linea coesa. Chiaramente non tutti possono essere d'accordo, ma nel momento in cui la maggioranza decide quello è. Saro, le chiedo un'altra cosa. Insomma, Riccardi ci è andato giù pesante, ma adesso pesante. Non so, io credo che lei abbia seguito, mi intuisco, siccome aveva la TV accesa. L'ha sentita la telefonata con Riccardi all'inizio? Sì, l'ho sentita. Ecco, così le evito la domanda. Cosa dice? Ma guardi, la cosa paradossale che viviamo in questo periodo è che chi ha sostenuto fino in fondo, quasi da solo, con pochi amici, la indicazione di Massimiliano Federica presidente, si trova ad essere contestato come nemico o... diciamo così, destabilizzatore di Massimiliano Federica. Cioè, perché lei allora sostenne, quando c'era ancora il dibattito, lo spiego, mi perdoni, scusi, a chi ci segue, c'era Riccardi, no, che in teoria doveva essere indicato, almeno Forza Italia spingeva per Riccardi, chiaramente c'era Massimiliano Federica. Lei dice, io sono sempre stato, io Ferruccio Saro, al fianco di Massimiliano Federica, oggi vengo indicato come nemico. Ho capito. Certo, vengo indicato da chi era il competitor, chi doveva essere al posto di Massimiliano Federica, e mi accusa me di essere un elemento di destabilizzazione. Vede, io non voglio evitare, e lo dirò sempre, che succeda quello che è successo nelle scorse legislature, da quando c'è l'elezione diretta del Presidente, sia Illy che Tondo che la Serracchiani hanno avuto un grande successo nei primi anno e mezzo di attività, consensi del 60%, amati dall'opinione pubblica. Poi come è andata a finire? Il crollo, ho capito cosa intende dire. Il crollo. Mm-hmm. Allora, vede, se questa maggioranza non discute al suo interno per fare buoni provvedimenti, avremo il riflusso, perché io sono convinto che non stiamo corrispondendo fino in fondo alle richieste di cambiamento che il 60% dell'opinione pubblica ha chiesto. Chiarissimo. E per cui io non voglio che questa legislatura sia un fallimento. Per quello gli ho detto il Capodin più volte. Non fatevi gli arroganti, prendere o lasciare. Sulla sanità non abbiamo mai fatto una vera riunione di maggioranza, dai. Cioè non tiriamo fuori adesso cose... Qua in studio dicono non è vero ovviamente, però insomma...
Va bene, questo, io non ho partecipato ad una riunione di maggioranza, non è vero, sì. Non è vero. Dopo per fare un esempio, per quanto riguarda Riccardi, è chiaro che Riccardi, è chiaro che no, c'è stata una riunione di capigruppo, ma sul piano politico non vuole essere, come si dice, sul piano politico non abbiamo mai sciolto i nodi, mentre sulla prima riforma, quella del mese di dicembre scorso, sicuramente abbiamo deciso sul piano politico. Però le chiedo davvero un flash, sì. Saro, mi perdoni, cioè lei dice sì. Che poi l'elemento destabilizzante allora oggi potrebbe essere più Riccardi all'interno della maggioranza, no? Non ho capito sicuramente, se... sicuramente in questa fase sì. Per cosa? Ma per cosa? Perché sotto sotto ha uno spirito di revanche, ci sono tutta una serie di elementi che se approfonditi possono far ben capire cosa sta succedendo. Chiarissimo, chiarissimo, grazie a Ferruccio Saro. Buona serata. Buona grazie, buonasera. Ho sforato 9 minuti la pubblicità, Guido, mandiamole e poi ricominciamo da qui, a tra poco. Allora, velocissimi, cosa è successo questa sera? Avete provato? Finita? Sì, abbiamo provato. Cosa succede? Cosa cambia? Ma cambia che mettiamo praticamente da parte, ormai diventano passato le unioni territoriali intercomunali che erano state fonte di grandissima conflittualità perché i comuni venivano obbligati a mettersi insieme con determinati tempi, con determinate forme, ben stabilito con chi dovevano mettersi insieme e con quali funzioni farlo. Oggi noi praticamente introduciamo un sistema in cui prevediamo le forme di aggregazione di comuni che sono le convenzioni, sono le comunità, sono le possibili fusioni, ma lasciamo ai comuni il compito di decidere che cosa fare, quando farlo e con chi farlo. Fondamentalmente rimettiamo l'ente locale al centro del sistema. Che poi erano stati umiliati dalle UTI eccetera, una riforma. Esattamente, cioè in questo momento i sindaci diventano padroni del destino dei propri comuni e dei propri territori e quindi una forte responsabilizzazione degli amministratori locali. Questa è la riforma. Ma vedete così in sintesi. Il superamento dell'UTI? No? Male, male, molto male. Sono stati 2 giorni diciamo sotto aspetto politico penosi. È stato svilito il ruolo del sindaco, sono stati sviliti i comuni, sono stati sviliti i ruoli di quegli amministratori che venivano coinvolti insieme con la regione in un contesto di crescita, di visione del proprio territorio, di una politica di area vasta. È stato tolto al sindaco la possibilità di poter pensare fuori dei propri confini. Il sindaco diventa un mero esecutore di servizi, deve pensare soltanto a tenere pulite le strade, a sfalciare l'erba, a dare qualche pacca sulla spalla ai cittadini e tenerli buoni, e il sindaco non può fare altro. È stato tolto rispetto al disegno precedente, con tutte le sue criticità, ma ruolo fondamentale, perno del territorio, ruolo fondamentale per far crescere, per sviluppare una crescita, una visione e una condivisione con gli altri colleghi sindaci, con gli altri colleghi dei comuni, per sviluppare la crescita. Non c'è bisogno di altri enti. Oggi abbiamo votato anche EDR. Lei sa cos'è EDR? Ente di decentramento regionale, la cosiddetta provincia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che hanno isolato i comuni, hanno fermato i sindaci, hanno fatto lo spazio per mettere dentro questo nuovo contenitore che un domani sarà la provincia. Sarà la provincia. Cioè, questo, vabbè, è il risultato. Questo è l'intento questo della maggioranza. Questo è il risultato. Ma non sono d'accordo. Nicoli? No, io non sono d'accordo ovviamente con il collega perché il lavoro che è stato fatto parte da lontano. C'è stato per quasi un anno anche da parte dell'assessore Roberti ma da parte di tutti i consiglieri regionali un attento ascolto del territorio, un attento ascolto di tutti gli amministratori, sindaci che ci hanno detto in che gravi difficoltà si erano trovati con le UTI. Oggi, come ha detto il collega Mauro Bordin, possono invece scegliere, per esempio, che funzione mettere assieme con altri comuni. Faccio un esempio. Perché mi è più semplice magari citare il mio comune, il comune di Monfalcone, che fino a ieri magari non poteva collaborare per ovvie ragioni col comune di Duino Aurisina, pur essendo Contermine perché facente parte di un'altra UTI. Oggi su temi come la portualità, per esempio il porto di Monfalcone e di fronte il villaggio del Pescatore, può dialogare, diciamo. Può dialogare. Perché non poteva prima? Può dialogare, ma diciamo che... Erano messi su due piani completamente differenti, un UTI che faceva riferimento a
Trieste e Unuti, che faceva riferimento invece al Monfalconese. Oggi si possono fare, diciamo, delle strategie diverse rispetto a questo tipo di nuova costituzione. Quindi, secondo me, il lavoro che è stato fatto... Più che altro che Cisinta non era nell'Uti, no? Il sindaco, il comune di Monfalcone. Il comune di Monfalcone è uscito dall'Uti proprio perché si è trovato in grandi difficoltà e si è trovato in una situazione dove, ovviamente, non ci ritrovavamo nemmeno politicamente. La campagna elettorale era questa, insomma, no? La linea. Contro le Uti, no? Per il centrodestra. È chiaro, la campagna elettorale era questa. Uscì per questo. La linea di comando era questo, uscire dall'Uti, combattere le Uti, perché la linea politica era questa. Un piccolo dettaglio, poi velocissimo, poi non te lo lascio parlare. Io ricordo che comunque la precedente riforma è stata avversata da oltre 60 amministrazioni che hanno fatto ricorso al TAR. C'era una conflittualità molto forte con gli enti, locali, dubbi all'interno della maggioranza, e credo che tanti dei sindaci che hanno fatto ricorso non condividessero la riforma. Questa riforma è nata con il consenso dell'ANCI, che è l'associazione rappresentativa dei sindaci, e del CAL. Quindi praticamente tutti gli organismi che rappresentano i sindaci hanno dato l'ok a questa riforma. Quindi noi abbiamo approvato una riforma che oggi ha il sostegno dei territori e dei comuni, che non è poca cosa. Non è proprio così. Probabilmente qualcuno ha dato il sostegno perché sono stati lasciati, da quando è arrivata questa giunta Fedriga, volontariamente si sono lasciati i comuni in una incertezza devastante, quindi a questo punto stremati, sono arrivati stremati dopo un anno, l'ho visto io nel mio piccolo con le delibere UTI che venivano portate in consiglio comunale. Quindi dopo un anno di devastante incertezza, alla fine hanno ceduto e hanno accettato quello che è passato per il convento. Io credo che invece, però, e l'ho vissuta insieme alla maggioranza di allora, se proprio c'è stato un tratto distintivo rispetto a Duina Aurisina, Monfalcone, della precedente riforma, era il tentativo, secondo me corretto, di mettere insieme territori e di integrare, proprio rispetto a provare ad avere quella visione anche di sviluppo pluriennale dei territori, per non arrivare a degli obbrobri come le costruzioni dell'IKEA, del Tiare, che hanno, come dire, messo in grave difficoltà i comuni Contermini a quello di Villesse. Mi è stato raccontato più volte dai sindaci di quel territorio, perché venne fatto senza alcuna possibilità proprio di incontrarsi e di discuterne insieme. Adesso essere tornati indietro, aver nuovamente inserito il criterio dell'assoluta volontarietà, siccome purtroppo lo sappiamo che il vizio dei nostri comuni in tutta Italia, perché la questione dei comuni e dell'attaccamento alla municipalità è una caratteristica nel bene e nel male del nostro paese, è quella di invece restare isolati, isolarsi sempre di più, aver tolto un minimo di obbligatorietà, un minimo di percorso guidato, secondo me porterà invece nuovamente i comuni a essere isolati delle monadi che avranno difficoltà nella gestione dei servizi in comune, che è qualcosa che interessa a livello base i cittadini, non dimentichiamocelo, perché poi io vado e mi rivolgo al comune per avere servizi, e la gestione del personale. Quindi io penso che è stato, come dire, partorito un topolino, perché poi cantoni sono spariti, città metropolitana sono sparite, partorito un topolino, tutti liberi nuovamente di stare chiusi nel loro piccolo ambito per poi la restaurazione delle province. Mi sembra veramente che dopo un anno di annunci siete un po' franati. Ma guardate, io ho fatto il sindaco per tanti anni e ho vissuto il sistema pre-UTI e il sistema post-UTI, e vi garantisco che prima delle UTI si stava benissimo. I sindaci avevano già messo in piedi tantissime forme di collaborazione, c'erano unioni, c'erano processi di fusione, c'erano convenzioni in essere tra più comuni per la gestione dei servizi, cioè le autonomie locali si muovono da sole, perché i sindaci sanno qual è l'esigenza del proprio territorio e si muovono insieme ai colleghi per cercare di soddisfarle al meglio. Lo fanno in maniera autonoma, noi gli stiamo dando la possibilità di farlo decidendo loro a conquistare, cioè non devo dire a Giuseppe di stare con lui o con lei, devo dargli la possibilità di decidere con chi ritiene di sviluppare il futuro del territorio. Lui. Ma decide lui perché è stato eletto dai cittadini per farlo. No, ma ci dimentichiamo. E poi quando parliamo di grandi insediamenti o realtà di questo tipo, già oggi per legge comunque non possono essere fatti autonomamente, perché è necessario ed è previsto il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali coinvolti. Quindi quella fase è già superata. Oggi come oggi la legge prevede questo obbligo di coinvolgimento e quindi nessuno può agire da solo. E ribadisco, noi gli enti, quando abbiamo preso questa regione, li abbiamo ereditati già stremati e morti. Io sono entrato in regione che prima facevo il vice sindaco del mio comune. Allora, lo sviluppo del territorio scarso di questi anni, personale. Grazie all'UTI, è stato veramente qualcosa di straordinario. I comuni li abbiamo ereditati senza personale.
senza risorse e con investimenti bloccati da tutti i vincoli imposti da normativa nazionale. Oggi come oggi i comuni hanno ripreso ad investire, hanno ripreso ad assumere e in questo momento riprendono anche la propria autonomia, il proprio potere decisionale. Quindi noi stiamo oggi come hanno oggi ridando ossigeno a un sistema che era in forte difficoltà. E il 2020, ribadisco, sarà l'anno in cui definitivamente torneremo alla normalità pre-riforma. Il regime assunzionale e gli investimenti hanno finalmente cambiato passo per scelte del precedente di due governi nazionali fa, non per la riforma votata oggi della Giunta Fedriga. No. No, ma è giusto fare un po' di chiarezza. Allora, innanzitutto il documento del CAL, la Consulta Autonomie Locali, non ha dato parere favorevole, ma ha dato un parere in attesa che i punti, quattro punti, che ha chiesto a questa maggioranza venissero accolti. Non sono stati accolti, sono stati respinti e quindi non è un parere favorevole, quello della Consulta Autonomia Locale. Cosa non è stato accolto, scusa? Tutti e quattro punti, sono stati respinti. Dimmi quali sono stati. Allora, risorse. Sono state previste risorse per accompagnare alle la comunità, creazione. Non mi pare. Come no? Le abbiamo introdotte, cioè sono previste. Cioè risorse per accompagnare l'aggregazione. È stata introdotta una norma che prevede la possibilità della regione di accompagnare anche dal punto di vista economico la nascita delle comunità, quindi c'è una norma introdotta con risorse che erano messe in finanziamento. Dare la possibilità alle comunità di poter svolgere funzioni di area vasta, quindi forse ci sbagliamo con le convenzioni, perché un conto è lo sfalcio dell'erba, un conto è la manutenzione della strada bianca. Le comunità possono inserire un conto è il successo principale dell'UTI, qual è stato? È quello di mettere attorno a un tavolo i sindaci, che si parlassero, che si confrontassero e insieme pensare a sviluppare il territorio inteso tutto, esatto. Non soltanto lo sfalcio dell'erba, le pulizie delle strade. Ma non è fallito, non è fallito. Ma andate a servire a chiederlo ai sindaci, andate a chiederlo in giro allora, per i territori. Bordin, cosa dice lei, Cendis? Che qua si trova il sindaco A col sindaco B a fianco e dice che manco si parlano. E manco si parlano. E manco si parlava prima, alla fine neanche si parleranno. Adesso con l'UTI, modello UTI, portava a mettere insieme i sindaci, insieme programmavano lo sviluppo del territorio. Ma non hanno non si basa soltanto sulla pulizia delle strade, sullo sfalcio dell'erba, va bene? Ma si basa su piste ciclabili, ambiente, crescita del paesaggio. Ma non è urbanistica, parla di un mondo irreale che non c'è. Urbanistica. UTI Giuliana è stata. E io volevo arrivare proprio a quella, cosa succede ora? Nicoli, lei cosa dice? No, io credo che invece, come diceva Bordin anche prima, non è assolutamente vera questo tipo di disegno che hanno dato i colleghi. Fatto sta che molti sindaci ci proprio evidenziavano le mancanze proprio su quelle che erano poi le politiche di area vasta. È stato introdotto anche l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva per poter dare dalla regione ai comuni, a questi enti di area vasta, la possibilità anche di operare direttamente sul territorio. Quindi tutto sommato credo che è una norma che viene avanti per step, questo l'abbiamo detto molto, molto chiaramente, cioè non è una riforma questa bella fatta e compiuta, avrà bisogno di ulteriori assestamenti cioè di crescita. Quindi aspettiamo prima di giudicare. Una cosa è sicura, che ciò che era prima sicuramente ha fallito, e questo ce l'hanno detto i sindaci e gli amministratori del Friuli Venezia Giulia. Io ricordo molto quando si diceva, per esempio, l'UTI Giuliana, cioè quindi Trieste e i comuni del Carso, eccetera, che era, alla fin fine è stato un vantaggio per l'amministrazione comunale, perché sono arrivati 6 milioni, ricordo bene. Tanta roba. Cioè. Infatti Di Piazza era contento, mi pare. Di Piazza, ricordo, era molto contento. Anche il comune di Muggia. Cosa succede, per esempio, allora, qui? Allora, il fatto che io do fondi ad una UTI o un comune o ai comuni, cosa cambia? Do soldi perché facciano le opere pubbliche per conto proprio. No, il sistema non cambia. È diverso. Noi abbiamo messo 300 milioni di euro. Ma non è vero. È diverso. Cioè, scusate, allora, vi porto l'esempio delle varie UTI in cui ciascun comune ha chiesto quello che gli interessava nel proprio territorio. Uno si è fatto la palestra, quell'altro si è fatto la scuola, qualcuno si è fatto la strada. E non hanno niente di collegamento tra loro. Cioè ogni comune ha portato a casa un piccolo intervento per cavoli propri. Questo è quello che è successo realmente. Dopodiché, ognuno può difendere, è giusto che difenda le riforme che ha fatto. Certo. Io però dico una cosa: se fra 3 anni e mezzo la nostra coalizione si ripresenterà alle elezioni, ovviamente, se ripresentandoci alle elezioni
perderemo in modo evidente, come è successo all'amministrazione precedente, credo che la prima cosa che dovremmo fare io e Giuseppe è dire mea culpa, vuol dire che abbiamo sbagliato le riforme. Non, ma non potremo andare a difendere le riforme a spada tratta quando la gente ci ha bastonato. Qualche cosa avremmo sbagliato se abbiamo preso metà dei voti dell'avversario, no? Cioè lei dice al centro-sinistra non difendete l'UTI perché ho cioè, capito. Santo cielo, cioè no, ma il concetto è io allora no? Carità, no. Cerco il dialogo con Borghi, allora, perché i pesi sono ovviamente diversi, quindi no, io cercare di fare ecco, di aprire il ragionamento, ma il concetto non è che ciò che ha fatto quelli che erano prima va tutto, no. È tutto da buttare, quelli che fanno quelli dopo va tutto bene e quelli che vengono dopo ancora va ancora meglio di quelli di prima, no. Il concetto era che serviva migliorare la legge che era stata fatta con gli UTI, migliorare cosa vuol dire? Vuol dire buttare via tutto, ma quello che pesa è inserire, far partire questo nuovo ente, questo EDR, questo sub-ambito in mezzo fra i comuni e fra la regione, con commissario, ovviamente stipendiato, che fa cosa oggi? Fa soltanto l'edilizia scolastica. Allora, abbiamo l'edilizia scolastica che poteva benissimo essere gestita o dai comuni capoluogo, o dalle ATER, o da altri enti, poteva essere gestita senza mettere in piedi uno strumento, un ente, un contenitore, con un commissario soltanto per l'edilizia scolastica. E dirò di più, aspetta Mauro, e dirò di più. Il concetto dei comuni oggi, con questa nuova legge, quello quale sarà? Sarà che il sindaco non ha più, come posso dire, alle spalle il ruolo di presidente dell'assemblea degli UTI che va in regione e che porta un progetto condiviso con altri sindaci e che porta un progetto per poter chiedere delle sarà risorse, solo, ma andrà dice. Col piattino a chiedere, senti assessore, mi dai soldi per fare la piazza del mio paese? Questo sarà la figura del prossimo sindaco. Questo era un aspetto secondo noi positivo della riforma precedente, cioè non stiamo dicendo... Ma continuiamo a venire la stessa cosa. Cioè semplicemente andava un sindaco che prima riuniva tutti i 10 sindaci, ognuno chiedeva qualcosa nel proprio comune, poi il sindaco a capoluogo, capofila, andava a chiedere quello che hanno chiesto i singoli sindaci. Cioè, ma questo che è successo? È stato fatto un lavoro di sintesi importante. Ma guardate, io ho delle esperienze da amministratore nell'UTI Giuliana, sì. Di Monfalcone, per esempio, dove l'UTI capitanata da Staranzano aveva delle risorse, per esempio, per eseguire delle rotonde, per eseguire delle infrastrutture. Purtroppo non è riuscita nemmeno a fare i progetti perché non aveva un ufficio tecnico adeguato per poter portare avanti la progettualità. Quindi ci si trovava in situazioni veramente difficili. Avere i soldi, avere le risorse e non poter attuare i programmi. Questo però io ho capito cosa dice Antonella Grimm, cioè guardate che ho un minuto, quindi dobbiamo essere velocissimi. Cioè che qua, che è un UTI Giuliana, pochi comuni, è una specialità, cioè una particolarità, può essere paradossalmente più danneggiata per i comuni del Carso, che potrebbero avere meno potere contrattuale, la faccio semplice, in regione, per ottenere quei finanziamenti che Bordin diceva di fatto ottenevano tutti ma piccolini. E poi c'era stata veramente una valutazione complessiva del territorio, questo è agli atti, cioè qui siamo riusciti a farlo. Qui parliamo di una realtà in cui c'è una grande città e alcuni piccoli comuni che naturalmente in qualche modo gravitano sulla città. Qui sinceramente il modello, uno o l'altro, non avrà questo grande cambiamento a livello di impatto. L'impatto verrà sul resto del territorio regionale in cui in realtà devono confrontarsi tante piccole e medie realtà e lì il mondo è molto diverso. Però guardate, è stato Ferruccio Saro pochi minuti fa a dire che è molto preoccupato rispetto alla condivisione dei servizi e il personale, dove vede che invece non si è riusciti minimamente a migliorare, quindi sì, non l'abbiamo detto. Ma siamo tranquilli, le comunità non partiranno, non c'è nessun interesse. Si chiamano comunità. Comunità. Sì, perché è un nome un po' più accattivante rispetto a unioni, no? Territoriali, più intercomunali. Caldo. Comunità compra un po' di più, è più appetibile. Non partiranno, non c'è nessun interesse da parte dei comuni. Perché devono partire le province dietro prima, no? Le province. Le con l'edilizia scolastica. Bordin. Ma quando partono EDR, che vuol dire? Ente di decentramento regionale. Cioè l'edilizia scolastica nel 2023 avremo quella l'edilizia EDR. Scolastica provinciale prima era gestita giustamente dalla provincia, che aveva un suo servizio edilizia scolastica che aveva supporto poi tutto il resto dell'apparato burocratico provinciale, tipo la ragioneria e tutti i servizi connessi. Cosa hanno fatto loro? Hanno chiuso le province, hanno preso le persone che si occupavano di edilizia scolastica e le hanno date all'UTI del comune capoluogo. Praticamente queste persone sono trovate lì senza avere più nessun tipo di supporto da parte di nessuno. Praticamente gli investimenti, gli interventi in materia di edilizia scolastica sono stati
stati bloccati per anni, con personale che se n'è andato, sfiduciato, e incavolato, e in pensione. Oggi come oggi abbiamo un servizio da ricostruire. Lo ricostruiamo tramite un ente di centramento regionale, perché poi questo nuovo... Quindi spostiamo quei dipendenti di sì, nuovo... Sì, ma questo team avrà di nuovo il supporto della regione, che gli darà naturalmente il supporto finanziario della ragioneria. Perché altrimenti un tecnico da solo non fa niente. Cosa hanno fatto loro? Prima c'era un sistema... Abbiamo chiuso le province, tutti abbiamo chiuso le province. Bordin dice, loro hanno chiuso le province e rivolto... No, la Lega non ha votato. No, è stato unanime il voto del Consiglio regionale nel 2014. La Lega non ha votato. Ah sì, la Lega non c'era, certo, vero? Allora, grazie. Grazie per essere stati con noi. Un minuto di pubblicità e poi con Laura Buccarella l'intervista ai sindacati per spiegare come mai domani sono in piazza. Grazie. Allora, come anticipato, in questa seconda parte di Ring ci occupiamo di lavoro, in particolare del comparto industriale, perché per domani CGIL, CISL e UIL hanno proclamato una manifestazione con presidio sotto il comune, in Piazza Unità, a partire dalle 17, proprio per porre l'attenzione sul comparto industriale. Dicono 1500 posti a rischio dalle nostre parti, quindi ne parliamo con i tre rappresentanti dei sindacati. Luciano Bordin, buonasera, benvenuto, della CISL, Antonio Rodà della UIL, e siamo in attesa, buonasera, arriverà fra pochissimo anche Michele Piga della CGIL. Intanto buonasera a voi, cominciamo appunto a parlarne con voi. Vi chiedo a lei, Bordin, perché avete deciso proprio di porre l'attenzione, il focus sul comparto industriale, e perché questa manifestazione proprio sotto il comune domani? Allora, noi abbiamo, come CGIL, CISL e UIL di Trieste, abbiamo deciso di fare questo presidio davanti al comune per dare un segnale alla città che c'è qualcosa che in questo territorio non va bene, e quindi dobbiamo, come dire, rendere edotti, usiamo questo termine, la popolazione, la cittadinanza, sui rischi che questo comporta per il tessuto economico produttivo della città e di conseguenza sul tessuto sociale della città. Quindi credo che questo sia il primo punto. Dove partiamo da una situazione di crisi che sono già conclamate, penso a Sertubi, penso a tutta la partita della Ferriera, penso alla questione Principe, penso alla Cartiera, penso, ecco, tutte situazioni che messe assieme, e altre che sembrano che siano che stanno arrivando. Noi credo che a partire da questo noi diciamo che abbiamo bisogno di fare una riflessione complessiva su tutti i settori del sistema economico industriale di questo territorio, dove è già ridotto a una percentuale molto bassa, circa il 9%, 9-10% dell'attività economica, e noi crediamo che andare ancora più sotto di questo sia un problema di mantenimento della capacità del territorio di rispondere ai bisogni che hanno i cittadini di questo territorio. Chiaro. Perché andiamo sotto il comune? Perché crediamo che vogliamo che il sindaco si responsabilizzi ulteriormente rispetto alle tematiche della situazione industriale. Noi crediamo che il ruolo del comune, soprattutto del comune di Trieste, che è il comune più grande della regione, che comunque è il comune che raggruppa, come dire, la maggior parte dei cittadini di questo piccolo territorio, crediamo che su questo noi, un confronto con lui, che sta all'interno di varie strutture, nell'area di crisi complessa, nell'Exit, abbia, come dire, il dovere, diciamo così, di essere fortemente partecipe delle sorti di questa città. Rodà, perché proprio il sindaco, quindi lo ha spiegato Luciano Bordin, la vostra protesta si è indirizzata proprio nei confronti del sindaco di piazza? Avete rilevato, insomma, una scarsa attenzione da parte sua su queste tematiche? Lui ha anche risposto, ha detto che, insomma, di aver dimostrato più volte, insomma, attenzione per i problemi dell'occupazione. Perché, insomma, ce l'avete con il sindaco? Non è una battaglia di indirizzo personale. Il sindaco incarna il primo cittadino della città,
Il sindaco ha espresso anche, diciamo, sovente una posizione molto chiara. Il territorio può, tra virgolette, come dire, anche superare la fase industriale, andare verso, diciamo, un terziario avanzato, turismo, portualità, eccetera, eccetera. Allora, noi pensiamo che un comparto industriale come quello triestino, che sicuramente non è, voglio dire, la componente economica prevalente del territorio, ma occupa ancora circa 14.000 occupati, quindi sono 14.000 cittadini del territorio che lavorano in industria, che quindi ovviamente con le loro famiglie, quindi muovono un sistema economico importante, sono posti di lavoro diciamo caratterizzati ancora da da un contratto, diciamo, certo, del tutto dignitoso. Certa stabilità, insomma. Una stabilità economica, quindi una continuità di reddito nel tempo che l'industria, in senso metalmeccanica, alimentare, chimica, garantisce. Sono posti di lavoro che, dove molto spesso è presente anche un contratto integrativo aziendale. Quindi voglio dire, c'è un benessere che viene ancora, ovviamente, poi trasferito per quelli che sono i consumi e quindi quello che ovviamente è la macchina che muove un territorio. Allora, pensare di immaginare che si possa pensare ad un territorio come quello di Trieste, dove... Intanto ci ha raggiunto in studio Michele Piga della CGIL. Buonasera, buonasera anche a lei, grazie per averci raggiunto. Mi scusi, certo. Rodà, appunto, stavamo... pensare che si possa fare a meno di un comparto manifatturiero su un territorio, che quindi si possa puntare unicamente ed esclusivamente su altri settori come, diciamo, il terziario, il turismo, la logistica, è secondo me avere una visione del territorio limitata. L'industria rappresenta ancora un elemento, diciamo, che caratterizza anche un apporto economico importante. Deve rappresentare un elemento di prospettiva. Nelle assemblee che abbiamo fatto in questi giorni, nelle più grandi realtà industriali del territorio, abbiamo detto, insomma, l'industria deve rappresentare un elemento di prospettiva non solo per chi ci lavora ancora oggi, ma anche per le generazioni future. Noi viviamo in una città che costantemente perde popolazione. Perde popolazione perché tanti giovani fanno fagotto e se ne vanno. Quindi non pensiamo che possiamo offrire le stesse prospettive turistiche di città, come dire Firenze, Roma, Venezia, voglio dire, che hanno una caratterizzazione turistica molto forte. Trieste sicuramente è bene che cresca dal punto di vista turistico, è bene che cresca dal punto di vista del settore logistico, ma ci deve essere un'attenzione molto forte sull'industria. Noi non è polemica, però ricordiamo un incontro anche un anno fa, l'assessorato alle attività produttive, noi abbiamo rappresentato, c'erano tante crisi, diciamo, che abbiamo rappresentato su quel tavolo, in quel momento aperte, che sono quelle di oggi, Ferriera, Varzila, Sertubi, ecco, Flex, parliamo, Burgo, Principe, voglio dire, il primo cittadino a metà di quella discussione, a un certo punto, come dire, se ne alzò, abbandonò il tavolo dicendo che, insomma, noi stavamo parlando di qualcosa ormai di ancorato nel passato, che lui vede comunque, si confronta con cittadini come entusiasti sul fatto che la città è molto bella ed è visitata dai turisti. Vuol dire, tutto questo non basta, nel senso, e non può, come dire, chi rappresenta quell'istituzione, come dire, abbandonare un tavolo e, come dire, declassarlo, come dire, un tavolo, diciamo, che non ha rilievo. Ha rilievo, e come si ha rilievo? Perché oltre, diciamo, ai posti di lavoro c'è anche un gettito fiscale di quelle imprese sul territorio, quindi ovviamente significa anche, come dire, un gettito fiscale per le casse ovviamente del comune e della regione. Quindi è importante tutelare il settore manifatturiero, e noi vogliamo dare un segnale domani con la partecipazione dei lavoratori, come dire, noi siamo qua, queste sono le persone che lavorano nell'industria, chiaro, questi sono i cittadini di questo territorio, anche a queste persone va data una risposta e vanno dati degli strumenti per cercare di dare prospettiva anche a loro. Piga, intanto nuovamente buonasera. Sì. Quindi voi da tempo denunciate questa possibile esplosione di una vera e propria crisi, parlate di 1.500 posti all'incirca, insomma, secondo i vostri calcoli, a rischio. Perché, vogliamo ripetere, insomma, c'è questa debolezza della struttura economica proprio di Trieste e della Venezia Giulia? Sì, perché vorrei provare a fare una metafora. L'economia di un territorio è come se guardassimo al giardino di casa. Non è che annaffiando solo una parte e lasciando seccare un'altra, complessivamente il giardino sarà rigoglioso. Infatti noi abbiamo sollevato la questione della crisi industriale, certo sul fronte sindacale della tutela dei posti di lavoro e l'azione sindacale che comunque continua e che ha un'efficacia che è limitata rispetto al tema del giardino complessivo. Chiaro. Quindi noi
abbiamo affrontato non in termini settoriali. Abbiamo detto l'economia di questa città è composta circa per il 10% del PIL, gli occupati sono un'altra cosa, sì. Dall'industria. Il 5% circa sull'edilizia, poi sono dei dati che variano a seconda anche degli investimenti che ci sono, e il resto per un terzo della pubblica amministrazione, perché i dipendenti pubblici pagano le tasse e determinano, come dire, gettito per questo territorio, economia per questo territorio, un terzo dell'intermediazione finanziaria e per un terzo del terziario. E lì dentro c'è il mare magnum. Questo cosa significa? Che tutti, anche banalmente per una questione di domanda interna, tutti questi settori sono legati l'uno all'altro. Perché, banalmente, se perdono il posto di lavoro, tante persone, quindi il calo del reddito di molte famiglie, dell'industria, c'è un riflesso importante per quanto riguarda le attività del commercio, che peraltro non è che stanno andando bene in questo momento. Ecco, quindi questo è un primo punto di un percorso più ampio su una discussione della città. Per queste ragioni noi abbiamo chiesto al sindaco, come dire, un protagonismo di cui è anche capace, di un'assunzione dei problemi delle persone. Perché al di là delle prospettive e dei legittimi obiettivi politici di un sindaco da parte della politica, c'è da tenere conto del contingente. Vede, c'è una fase di trasformazione molto importante da un punto di vista globale, e queste trasformazioni, non è detto mica che siano sempre positive, vanno governate e vanno accompagnate. Questo significa adeguare un sistema dell'istruzione, perché i nostri giovani devono essere preparati, adeguare la formazione. Ecco. Quindi questa trasformazione, più ampio rispetto, sì, adesso arrivo un po' nel dettaglio, perché certo. Poi devo dire che il sindaco, noi abbiamo fatto una richiesta di incontro, sì, unitaria, il sindaco ci ha risposto e ci ascolterà. Bene, avrete modo insomma di confrontarvi. Noi faremo delle proposte, diremo quali sono i punti su cui si può discutere e chiederemo l'avvio di una discussione, di un confronto che non si esaurisce naturalmente in quel giorno lì. Quindi certo, noi ci aspettiamo una risposta, perché noi non crediamo alle magie, noi crediamo alla serietà con cui si affrontano i problemi. CGL e CISL UIL assieme abbiamo affrontato nel merito le questioni, abbiamo trovato la sintesi di una proposta, di una discussione che, come dire, abbiamo spiegato anche ai lavoratori. E credo che sia anche l'occasione per dirlo alla città. Chiudo anche perché non voglio essere troppo lungo. Noi pensiamo che ognuno può fare la sua parte in questa città. Per progettare il futuro c'è bisogno di partecipazione e condivisione da parte della cittadinanza. Quindi e io sento molto questa esigenza. Tutti. Certo, ma infatti non è certo che focalizziamo il tema sulla crisi industriale. Proporremo dei temi come le questioni ambientali per il sito inquinato, certo, il tema della gestione dell'area di crisi industriale complessa, il tema del porto, cioè in una discussione larga che e partecipata. Comunque, perché il futuro. In molti modi anche nel discorso occupazione, sicuramente. Sì, poi entreremo nel dettaglio, non voglio tediare gli chiaro. Spettatori volevo, su queste cose più tecniche. Volevo chiedere a Bordin della CISL se, secondo lei, magari lo chiedo anche a voi, la città si rende conto di questo allarme che voi lanciate, allarme industria, comunque allarme occupazione, questa attenzione che voi cercate di porre e di mettere in evidenza, no, a tutta la cittadinanza. Trieste recepisce questo messaggio? Allora, io credo che complessivamente no. Naturalmente lo percepiscono. Sì, ci sono accorti che si sta facendo male, però bisogna capire poi. Lo percepiscono molto, ecco, chi è coinvolto in questo questo contesto. Credo che questo sia. E quindi lo dicevo stamattina passando, poi tra l'altro ho un ruolo diverso anche rispetto al territorio, ma insomma. Un lavoratore mi ferma e mi dice: io ci sarò, il insomma, che è un segnale, certo, è un segnale, e lavora coinvolto in una crisi che è quella di Colombini. Quindi da questo punto di vista credo che sia assolutamente chi è coinvolto in queste partite sicuramente è cosciente, no? Ecco, noi vorremmo dare solidarietà con questa iniziativa a questi lavoratori qua, cioè di dire: guardate, non siete soli. Noi vogliamo proporre alla città una condivisione di un percorso che vada nella direzione di creare le condizioni perché in questo territorio si reinvesta in attività economica e industriale. Ecco, questo è il tema. Credo che questo è anche quello che chiediamo al sindaco, cioè il suo impegno deve essere questo. Noi non diciamo di no al turismo, alle navi, per carità, al porto, anzi, assolutamente, beata loro. Cioè, voglio dire,
credo che su questo nessuno deve avere dubbi che noi diciamo cose diverse. Però è evidente che un settore come quello industriale, con queste crisi che ci sono, soprattutto in aziende che sono spesso multinazionali, ecco, no? Noi dobbiamo creare le condizioni che poi, lo sappiamo bene, si ripercuotono poi su tutto l'indotto, perché poi noi parliamo di quei numeri proprio a partire dalle aziende, ma tutto un indotto che spesso e volentieri è ancora più silente, è ancora più nascosto, e credo che da questo punto di vista abbiamo necessità di ripartire da lì, di fare un ragionamento con le istituzioni, a partire dal sindaco, che l'ho detto prima, è all'interno di una serie di organismi che può dare, come dire, un contributo forte, importante, di presenza e anche di vigilanza rispetto a queste tematiche, e credo che questo sia il tema del presidio di domani sera in Piazza Unità. Chiaro. Rodale, chiedo ancora situazioni particolari. So che oggi si è occupato in particolare di Varsila, ad esempio, e in questo caso siamo forse a un buon punto. Insomma, Noi oggi abbiamo avuto un'assemblea a Varsila sulle risultati, diciamo, della trattativa che abbiamo avuto ieri con l'azienda in regione. Quello che siamo riusciti a portare via dall'incontro di ieri è il fatto che l'azienda non aprirà ulteriori procedure di ristrutturazione. Tuttavia resta, e l'abbiamo detto in assemblea dei lavoratori, una forte, fortissima incertezza sul futuro che ci aspetta, perché c'è un 2020 che Varsila ha dipinto, diciamo, abbastanza nero, tale da ovviamente far cosa? La prima conseguenza è che si ferma l'indotto. Nell'indotto di Varsila ci lavorano 200 persone, per dire un numero approssimativo, e la gran parte delle aziende dell'indotto sono già ferme o si stanno fermando in questi giorni. Quindi abbiamo già un problema. Quindi quando si pensa a queste realtà, magari la risposta dice, beh, però, come dire, non ci sono altri esuberi, si aspettava 30, 40, 50, oggi non ci sono, ma abbiamo un indotto fermo. Allora sono lavoratori e sono lavoratori del nostro territorio anche quelli. Quindi il problema c'è e c'è tutto. E quindi quello che abbiamo detto ai lavoratori di Varsile, bene, nel senso che siamo riusciti a non a tamponare in questa fase ulteriori ristrutturazioni, però voi avete, diciamo, il dovere di essere in piazza con noi domani, perché uno, c'è, diciamo, un quadro per il prossimo anno assolutamente incerto, che quindi necessita di un'attenzione elevata da parte del sindacato e di un confronto costante. Due, c'è tutto un sistema, quelle delle aziende che lavorano nel vostro indotto, che sono già ferme, quindi dobbiamo rappresentare questo problema, e quindi per questo, insomma, a maggior ragione c'è la necessità di confermare, diciamo, l'impegno per la manifestazione di domani. E quello che voglio dire, in aggiunta a quello che hanno già detto i miei colleghi, la città deve sentire questo tema, perché dalla crisi del sistema industriale che abbiamo vissuto negli anni passati, abbiamo visto proprio la crisi del sistema di un territorio. Hanno chiuso le attività, gli esercizi commerciali, e quindi tutto un sistema che si tiene assieme, pubblico e privato, perché ovviamente poi si erogano servizi pubblici a fronte anche, ovviamente, certo, di una presenza di una popolazione. Se la popolazione diminuisce, vuoi per le persone che vanno via, vuoi per fattori, diciamo, fisiologici, eccetera, è evidente che ovviamente viene meno tutto, anche un sistema che sta attorno. Quindi è nell'interesse di tutta la cittadinanza tutelare e difendere il settore industriale. Oltre a Varsila si è parlato molto negli ultimi giorni anche del riacuirsi della crisi Principe, anche in questo caso, insomma, tornano fuori problemi, poi c'è sempre la Ferriera, non dimentichiamolo, insomma, sì, sono tanti i punti di crisi, Michele Piga. Sono più di quelli che si pensano e che si sanno. Naturalmente c'è anche una condotta responsabile da parte delle organizzazioni sindacali rispetto a rendere pubblico un tema di crisi accertato, ci sono anche delle perplessità, delle incertezze, dei dubbi sulla tenuta di molte altre imprese, perché c'è il tema, quello che dicevo prima, delle trasformazioni. Chi non le ha avviate per tempo, e questo è un tema che riguarda non solo il nostro territorio ma il nostro paese e afferisce al tema degli investimenti, i nodi sono arrivati al pettine, sostanzialmente. Chiaro. Quindi, quando diciamo 1500 persone, noi contiamo sia i lavoratori diretti che quelli indiretti, perché per noi sono uguali.
E bisogna dire che i lavoratori indiretti, quelli degli appalti e quant'altro, sono anche quelli che sono, come dire, che hanno meno strumenti di tutela per garantire la continuità del rapporto di lavoro. Come diceva prima Rodà, in Varzila si sono bloccate le ristrutturazioni, sì, ma gli effetti sull'indotto sono chiari, perché già in certe imprese dell'indotto si sono già manifestati, come dire, l'utilizzo degli strumenti di crisi. E sono pesanti, chiaramente. Perché poi le persone restano a casa. Ma per dire, e non per, perché noi diciamo che c'è un problema di sistema che bisogna affrontare. Bisogna affrontare e bisogna cercare di dare un nuovo slancio, con investimenti che possono guardare con attenzione non solo le crisi più importanti, che sono attenzionate anche al Ministero, ma anche quelle tante crisi di piccole imprese che non trovano dignità in una discussione più ampia a livello generale. Chiaro. C'è il tema, non la voglio banalizzare, ma se abbiamo un problema di sito inquinato, ma non siamo in grado di risolverlo oggi nel 2020, o ci dobbiamo dire che è un problema burocratico? Diciamo che è un problema che si trascina significa, da parecchio tempo. Insomma. Significa impiegare persone nelle bonifiche, significa creare economia positiva e significa restituire al territorio su cui si può investire. Guardi, il SIN ricopre non solo le imprese industriali, ma le tante imprese artigiane che, come dire, insistono su quell'area, certo, e che hanno bisogno di poter investire su se stesse, su strutture. Su, certo. Ecco, quindi la cosa, come dicevo prima, è più ampia del tema industriale. È un sistema che, come dire, sta insieme alle altre attività economiche. E da qui la richiesta, come dire, al sindaco, ma anche alla regione, come abbiamo fatto più volte, certo, di assumere un protagonismo, una presa in carico di questi, ecco, problemi. Ricordiamo, appunto, non c'è, al di là delle battute, non c'è solo il sindaco, no? L'ha spiegato prima bene, no? Di solito si fa così. Certo. Quando uno non ascolta, è quello che è accaduto tempo fa quando c'erano le crisi, bisogna alzare un po' la voce, perché o uno non sente o l'abbiamo detto troppo piano noi. Io dico che l'abbiamo detto troppo piano noi. Non c'è niente contro il sindaco. Certo. Però dobbiamo, peraltro, guardi, devo dire, non è che sono l'altro giorno, ieri c'era un articolo sul Piccolo e la Confindustria del Venezia Giulia confermava le analisi. Le analisi. E non è che ci sentiamo, non è che, come dire, ci sentiamo ogni giorno, vuol dire, certo, che c'è un'analisi che viene da punti differenti. C'è preoccupazione anche da quella. Certo, e non solo, perché io ricordo all'incontro che prima citava Antonio, all'incontro regionale, c'erano anche le associazioni degli artigiani che sollevavano la questione che va attenzionata. Il punto è, il sindaco è parte di questo processo. Assumere un giudizio di quello che sta accadendo è importante, assumere l'impegno di un percorso di condivisione, perché noi, come dire, non abbiamo nessuna necessità di caricare di responsabilità il sindaco, ma per quello che può, e può, poi ne discuteremo, certo, con lui se vorrà, come dire, deve assumere questa parte. Dire che c'è una crisi non vuol dire che la città va male, ma che c'è un problema che va risolto tutti assieme. Questo noi abbiamo sempre cercato di fare, questo abbiamo proposto in un percorso che francamente è lungo. Cerchiamo di dire la stessa cosa se è vera. Noi crediamo che sia vera, anche altri, come dire, la stanno evidenziando, la stanno, vedremo, confermando in qualche modo, no? Ecco. Nel frattempo Antonio Rodà ha dovuto lasciare lo studio. Sono le ore febbrili prima dell'iniziativa, ecco, in cui siamo un po'. Infatti siete impegnatissimi nell'organizzazione, che immagino non sia stata facile. Siamo quasi in chiusura di questa parte dell'appuntamento. Volevo chiedere ancora a Luciano Bordin che cosa si aspetta, insomma, in definitiva, da questa manifestazione, che parte effettivamente questa consapevolezza da parte della città, ma soprattutto questo discorso serio sulla programmazione poi, no, del comparto industriale, insomma, in sostanza. Allora, noi ci aspettiamo tanto una partecipazione della gente, non solo dei lavoratori che sono, come dire, che sono interessati, certo, e speriamo, certo, anche della cittadinanza tutta, perché credo che questo sia un tema importante. Più siamo, meglio è, più diamo, come dire, forza a questa necessità di rappresentare e di far emergere, se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, e pare che così sia, no? Questo tema
e che quindi vada assolutamente fatto. Quindi domani invito tutti i lavoratori e la cittadinanza a partecipare a questo presidio davanti al comune di Trieste alle 17 di venerdì pomeriggio, prossimo venerdì, di domani quindi. Sì. Prima cosa. Seconda cosa, e qua mi riallaccio a quello che diceva prima bene Michele Piga, che insomma, noi crediamo che ci voglia, come dire, proprio a partire dall'idea che da soli, no? Possiamo solo, come dire, da una parte tutelare, come facciamo con le categorie, i nostri lavoratori che sono interessati alle crisi, perché non lo dimentichiamo, nelle aziende siamo presenti per tutelare i lavoratori che subiscono, che certo, sono colpiti da queste situazioni. Dall'altra però noi crediamo che abbiamo bisogno di creare quel clima di consenso e di condivisione, ecco perché anche il ruolo del sindaco, dall'interno delle parti della società produttiva positiva di questa città, per andare verso un percorso che diceva che ci rendiamo conto non è semplice e non sarà breve, ma proprio per questo motivo qua deve coinvolgere tutti quelli che hanno l'interesse a far crescere questo territorio dal punto di vista economico, a partire dal settore industriale e manifatturiero. Ecco, credo che questi siano i due temi che noi stiamo portando avanti, e soprattutto dobbiamo come dire, renderci conto che il percorso sarà lungo, e quindi saremo ancora con qualche iniziativa per tenere alto l'attenzione, e questo è importante, tenere alta l'attenzione su queste tematiche. Allora chiedo ancora un'ultima battuta a Michele Piga della CGIL, un ultimo appello insomma a partecipare a questa manifestazione, immagino da parte vostra, ma poi quali saranno i prossimi argomenti? Prima accennava appunto non soltanto industria, no? Si parlerà certo, anche di porto, è un tema più complessivo, poi certo. Stanno accadendo delle cose in questa città, come il tema di Allianz, che ecco, non bisogna allarmarsi per niente, però va affrontato complessivamente. Del resto noi chiediamo da parecchio tempo l'attivazione di un tavolo generale sull'economia. Allora, noi partiamo da questo. Io però su questo voglio dire una cosa, perché noi non abbiamo in testa la conservazione del vecchio. Noi proprio per dare opportunità e perché questo territorio sia protagonista e per chi lo governa sia protagonista nella progettazione di questo futuro, assieme alla città, guardi, questo è l'intento, l'iniziativa di domani, la programmazione di una nuova manifattura legata alle attività del porto, innovativa, che guardi, come dire, al futuro e che quindi sia, come dire, rapidamente una fonte di innovazione e di nuovi posti di lavoro che vadano a compensare quello che naturalmente accade, che qualche impresa fallisce, che qualche, come dire, impresa va riammodernata, certo, qualche impresa andrà chiusa, ma sempre in un'idea di continuità del lavoro. Non possiamo pensare che fra 50 anni saremo fatti in una maniera differente e finché non succede qualcosa noi saremo lì ad aspettare, perché nel frattempo le persone perderanno il lavoro. L'impostazione è questa, non è partire dalla presunzione di sapere come si fanno le cose. Noi chiediamo, e sappiamo che ci sono gli strumenti, certo, il sito inquinato, l'exit, il porto, l'area di crisi industriale complessa su cui serve l'impegno di tutti, anche l'accordo di programma che deve riguardare tutto e non solo la ferriera, le bonifiche e quant'altro, vanno sistematizzate dentro un progetto condiviso. Sentiamo sempre che porto e manifattura, adesso la gente vuole capire come? C'è il tema del porto franco internazionale di Trieste, bisogna capire come funziona, non dire solo che esiste, e per questo serve l'impegno di tutti, perché ognuno, se contribuisce a questa discussione, è chiaro. No? Più teste ci ragionano, meglio è. Benissimo, allora siamo in conclusione. Io ringrazio i miei ospiti di questa sera, Luciano Bordin della CISL, Michele Piga della CGIL e Antonio Rodà, che ci ha già buonasera salutato, della UIL. Grazie a tutti per averci seguito. In collaborazione con Trieste Trasporti, muoviamo persone e idee.